Tutto questo riguarda la verità degli eventi che stanno accadendo nell'era moderna, sui quali in pratica ci vengono raccontate un sacco di bugie. Penso che nei prossimi anni, specialmente fra il 2006 e il 2012, sia davvero importante per noi riconquistare il potere della nostra realtà e di ciò che sta accadendo nel mondo. Ma non va bene adagiarsi e dire «non lo sapevo, non ero informato». Secondo me questo non basta. Grazie. Mi ricordo di quando facevo conferenze in posti piccoli come ripostigli e disponevo io stesso le sedie nella stanza, ma non c'era anima viva. E poi le rimettevo via e me ne andavo più povero di prima. Ricordo che qualcuno durante una sessione di domande e risposte mi chiese: «Dove vanno a finire i soldi?» E io gli risposi: «Giù per lo scarico del lavandino, ecco dove vanno a finire, amico mio», perché a quei tempi non c'era interesse per queste cose. Ora invece guardate. Questo non ha a che fare con me, riguarda piuttosto l'informazione, il risveglio della gente dallo stato di trance ipnotica, di cui vi parlerò più avanti durante la conferenza, che ci mantiene in uno stato di asservimento. E se un'ora fa qualcuno avesse detto: «Sta entrando una massa incredibile di giovani», è sorprendente, perché è questo il mondo che noi trasmetteremo loro. Non lo stato del Grande Fratello, bensì un mondo in cui la gente si è risvegliata e in cui una minoranza di persone non detterà più legge alla maggioranza, manipolandola in vari modi. Quindi oggi parleremo di come tutto questo viene messo in atto e delle sue radici, il che rappresenta un fattore importante per sapere fino a che punto siamo arrivati. E poi nell'ultima parte, la più importante, ci concentreremo sulla natura stessa della realtà, perché senza quei punti di riferimento, chi siamo, cos'è questa realtà e come la stiamo creando, non possiamo in alcun modo essere liberi, perché il mondo in cui viviamo ci confonde completamente. Ed è per questo il motivo per cui quelle informazioni sono state soppresse per millenni. Ed è stupefacente. Ma se insistete nel fare ciò che sentite giusto, nonostante all'inizio possiate avere l'impressione di far parte di una minoranza fatta di una sola persona, e anche se diranno di voi: «Ma guarda quello come va in giro vestito, gli è partita una rotella, farebbe meglio ad andare a giocare a biliardo», ma se continuate ad andare avanti, è interessante, se continuate a fare un passo dopo l'altro, arriverete davvero da qualche parte. Non sempre dove vorreste davvero andare, arriverete comunque da qualche parte, anziché restare lì in un angolo a dire: «Ma io non stavo mica facendo niente, non ditemi che sono pazzo».
Dite piuttosto: non me ne frega niente se mi danno del pazzo. Questo è ciò che sono, tutto ciò che sono e che posso diventare, e arriverete da qualche parte. Così comincerete a capire che non siete obbligati a seguire il gregge e che potete esprimere la vostra unicità, anche se siete una minoranza fatta di una sola persona. La verità resta sempre tale. È una splendida massima. E quando la gente dice: ma questo lo sanno tutti, amico mio. Lo sanno tutti che la terra è piatta, amico mio. Beh, allora qui ce n'è uno in meno. Io non lo so. Lo ripeto, continuiamo a seguire il gregge anziché fare ciò che riteniamo giusto. Non sempre abbiamo ragione, ma si tratta di quello che noi crediamo sia giusto. E quando si comincia a fare questo, alzare gli occhi per guardare al di là della norma, si scopre che molte cose del mondo che a prima vista appaiono bizzarre ed estreme, in realtà sono come elefanti seduti nel salotto di casa nostra, che guardano dritte in faccia mostrandoci qualcosa di ovvio. Ma come vedremo nell'ultima parte di questa sessione, tutto diventa ovvio solo se riusciamo a interrompere quella programmazione che ci dice che non lo è, che il nero è bianco e che cosa è nero. Il mio intento principale di oggi consiste fondamentalmente nell'unire i puntini fra loro. All'inizio degli anni 90, quando cominciai le mie ricerche, mi colpì la quantità di discipline in cui venivo risucchiato per riuscire a capire cosa stava accadendo nel mondo. I telegiornali vi danno solo i puntini, non vi dicono cosa sta realmente accadendo e per di più vi danno solo i puntini scoperti a metà. Quando cominciate a unire i puntini, tutte le persone, le organizzazioni e gli eventi che in superficie appaiono scollegati, improvvisamente formano un quadro che dà al mondo un senso perfetto che prima non aveva. Questa è una citazione famosa. Ogni verità passa tre stadi. Primo è ridicolizzata, secondo è violentemente contestata, terzo è accettata come evidente. Oh, l'avevo sempre pensato che quel like dicesse cose giuste. Davvero lo pensavo. Cosa? Quando dicevi che era pazzo? Non intendevo mica dire questo. In realtà qualunque verità è un'esagerazione, ma molte verità passano per queste fasi. Il punto è che se non accettate di essere messi in ridicolo quando ne parlate la prima volta, e se non continuate a parlarne, cioè a meno che non accettiate la condanna e la resistenza degli altri e continuate a parlarne, non arriverete mai alla fase 3 in cui viene accettata come un fatto assodato. E qui sta la sfida, quando si parla di idee che il pensiero comune rifiuta. Continuare a parlarne, a diffonderle, a prescindere dalle reazioni altrui. Poi alla fine le reazioni cambiano perché tutto diventa evidente di per sé. Ecco, un elefante seduto in salotto, questa mi piace molto. Chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. Bene, proviamo a riformulare la frase. Chiunque abbia due neuroni collegati, qualunque pedofilo che abusi dei bambini, tutti loro possono diventare presidente degli Stati Uniti. Ma le persone che non appartengono a quella categoria, dove sono? Sapete, quelle persone, quanta gente c'è oggi in America? Più di 300 milioni. E ci sono persone meravigliose e intelligenti in America, che oggi sarebbero qui se questo evento si svolgesse là. Persone che hanno una visione delle cose. Però non sono loro quelli che diventano presidenti degli Stati Uniti. Invece è un manipolo di famiglie della stessa stirpe che lo diventano. E mio Dio, unirsi fra consanguinei non direi che sia proprio una buona idea. Zio Ron! Quest'uomo aveva problemi di confusione mentale durante il suo mandato di presidente degli Stati Uniti, ma in realtà non importava, perché il vero presidente non era certo lui, era George Bush. Credo che si troverebbero persone più intelligenti per fare il presidente degli Stati Uniti. Poi gli è succeduto questo tizio, è come quando ti avvicini troppo e dici: pensi che diventerà presidente? Che ne pensi? Che ne pensi? Pensi che sarà quel Kerry? Pensi che sarà quel Bush? Poi fai un respiro profondo, un passo indietro e guardi cosa hai davanti. Ah, ma era un pezzo di merda, ecco cos'era! E ti allontani! Andiamo avanti. Un pedofilo, un genocida. Mio Dio, che curriculum ha questo tizio! Presidente degli Stati Uniti. E ora al suo posto c'è il figlio di Dumbo. E poi è arrivato lo scaltro Bill.
Sì, un uomo di cui ti puoi fidare. Questo è il Clinton dei primi anni. Sta imparando bene. Mi piace Bill. Ecco. Bill, presidente degli Stati Uniti, un grande uomo. E poi c'è il Clinton Memorial nel centro commerciale. Quello è l'ultimo che è stato esposto, quello nuovo, vedete? Sì, chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. Proprio chiunque. Se chiunque di voi volesse una conferma che l'intero sistema elettorale dei presidenti e dei primi ministri si riduce a questo, che tutto è pilotato, state sicuri che vi consegnerò le prove certe. Riuscite a vedere un neurone? Beh, no. Ecco, questa sì che è una profezia. H.L. Mencken, 1880-1956. Col perfezionarsi della democrazia, il ruolo di presidente rappresenta sempre più da vicino l'anima profonda della gente. In un grande e glorioso giorno, la gente comune di questo paese potrà finalmente toccare con mano il desiderio del proprio cuore e la Casa Bianca si adornerà di un completo imbecille. Questa sì che è una profezia. Com'è potuto succedere? Perché tutto è pilotato. Quest'uomo è il presidente degli Stati Uniti. Mi dicono che il suo sia l'incarico più importante del mondo e mi fa ridere quando lo dicono, ma pare che si tratti proprio di questo. Ecco qua. Ecco perché gli aiuti non sono mai arrivati. Non si sente! Non si sente niente! È caduta la linea! Questa mi piace molto. Ho letto tanto e comprendo il mondo. Quando l'hanno eletto pensavo che non sarei mai riuscito a smettere di ridere. Oh, questa mi piace. Fate caso al cerchietto rosso. Osservate quell'espressione. Oh, ragazzina, stai studiando una lingua straniera. Ma via. Questa mi piace. So quanto sia difficile mettere un piatto di cibo sulle vostre famiglie. Questo è l'uomo che ci sta conducendo alla guerra. La famiglia è il luogo in cui le nostre nazioni trovano la speranza, dove le ali prendono il sogno. Ridefinire il ruolo degli Stati Uniti passando da capaci di mantenere la pace a capaci di mantenere la pace in qualità di pacificatori sarà una missione. Sono soldi vostri, li avete pagati, eh? La guerra al terrore coinvolge Saddam Hussein per la natura di Saddam Hussein, per la storia di Saddam Hussein e per la sua disponibilità a terrorizzare se stesso. I nostri figli sta imparando? Questa mi piace, è la mia preferita. Un presidente degli Stati Uniti che fino ad oggi ha trascinato il mondo in due guerre. E c'è dell'altro in serbo per noi. E non importa chi verrà dopo di lui. È la stessa storia, riconducibile allo stesso potere, che porta avanti lo stesso piano. Viviamo in stati formati da un solo partito, mascherato da libera democrazia. Ve lo garantisco in questo paese. Questa settimana ho appreso da ottime fonti molto ben accreditate che lui, David Cameron, è decisamente il prescelto e che lo stato di salute di Tony Blair è ben peggiore di quanto non ci dicano. Quindi lui è pronto a prendere il suo posto. Quando lo farà, non ci sarà alcuna differenza palese rispetto a prima. Il piano resterà lo stesso, perché questi sono burattini mossi dagli stessi poteri, a prescindere dal colore della loro coccarda. E ci viene sempre propinata la versione filmica della realtà, affinché noi crediamo quello che loro vogliono farci credere, per farci vedere il mondo come vogliono. Pare che questo sia l'ultimo modello di essere umano clonato.
ci hanno lavorato per un po' di tempo. E mentre eravamo in quello stato, abbiamo votato per Bush. Io ho votato per Bush, lo ritengo un grand'uomo. Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono ben sicuro della prima, Albert Einstein. Ma perché succede questo? Durante la giornata di oggi, e in particolare nell'ultima parte, che come ho detto sarà la più importante perché riguarda le basi stesse da cui tutto questo trae origine, vedremo che le persone possono apparire incredibilmente stupide, poiché sono programmate a vedere il mondo in quel modo. Ma quando si sprogrammano, tombola, sparisce anche la stupidità. La prigione con i belati sta alla base di come una minoranza riesce a controllare una maggioranza, mantenendo le persone sia nell'ignoranza di ciò che sta accadendo, sia nell'ignoranza di chi sono e della natura stessa della vita, affinché durante la loro esistenza quelle persone usino solo una minuscola parte del loro potenziale di percepire e di creare. Come ha detto Oscar Wilde, gran parte delle persone sono altre persone. I loro pensieri sono costituiti da opinioni altrui. La loro vita è un'imitazione. Le loro passioni sono citazioni. Tutto questo è così riassunto da una mia amica che definisce le persone ripetitori. Si tratta del sistema di base di cui si serve la minoranza per controllare la maggioranza. Fare in modo che la gente ripeta a pappagallo la versione ufficiale della vita. I medici sono ripetitori, ripetono ciò che è stato loro inculcato alla facoltà di medicina. Gli insegnanti, ci sono molte onorevoli eccezioni, ma molti di essi, non ultimo a causa delle pressioni che il sistema esercita su di loro, sono dei ripetitori, seguono l'iter scolastico, hanno buoni risultati, si qualificano per frequentare gli studi magistrali e il college inculca loro i metodi per educare i bambini, i programmi scolastici, eccetera. Poi loro vanno in classe e ripetono tutto ai bambini, che se lo accettano diventano a loro volta ripetitori di quelle informazioni. I giornalisti. Beh, da un po' di tempo ne ho incontrati solo uno, o forse due, ma non ce ne sono molti. Comunque mi preme sottolineare che il significato della parola reporter è vicino a quella di ripetitore, il che è esattamente ciò che loro sono. Ripetono alla gente la versione ufficiale degli eventi, per fargliela credere e per poi fargliela ripetere, affinché diventi la versione riconosciuta dei fatti. Quando non ripetete, quando vi rifiutate di ripetere e volete dire la vostra verità e vedete le cose a modo vostro, allora emergete dalla massa. È pazzo, è pericoloso! No, io non sono un ripetitore. Ed è proprio la realtà che crea norme e mentalità da alveare, quella che permette alla minoranza di controllare la maggioranza, infilando nel tritatutto degli esseri potenzialmente infiniti e trasformandoli in salsiccia umana, programmati per ripetere una versione della vita che fa comodo a chi è al potere. Ed è interessante se siete seduti intorno a un tavolo e vi ponete questo problema. Dunque, in qualche modo dobbiamo prendere questi bambini e dobbiamo farli diventare adulti in modo tale che vedano il mondo come vogliamo noi. Qual è il modo migliore per farlo? Beh, il modo migliore, nessuno penserebbe che io fossi un Ike, il modo migliore è quello di portare via da casa i bambini quando sono piccoli e hanno solo 4 anni, inserirli nel sistema scolastico per 5 giorni alla settimana, questo ci dà il controllo su quello che vi viene detto loro, e farceli restare fino all'adolescenza per trasformarli negli adulti che vogliamo. Questo è ciò che idealmente essi vorrebbero, ed è ciò che sono riusciti a realizzare. Lo chiamiamo sistema educativo, ma è un sistema di indottrinamento. Non dovrebbe esserlo, ma lo è. E questa è la cosa più bella. Tutti voi giovani che siete venuti qui oggi, siete passati attraverso quel sistema, avete subito quell'indottrinamento, ma per dirci siete ancora qui, e questo è fantastico. Anche molte altre persone.
E anche molte altre persone si stanno risvegliando, perché tutto questo è molto più potente di qualunque indottrinamento quando riusciamo ad accedervi e smettiamo di accettare che venga soppresso. Poi ci sono i media. Non sono altro che dei ripetitori, ripetono continuamente le stesse cose. La forma più potente di controllo mentale è proprio ripetere. Si continua a dire alla gente sempre la stessa cosa, finché diventa una verità percepita. Ecco qua, devi scrivere quello che ti dicono. Grazie, costruttori della nazione. Non potremmo controllare il popolo senza di voi. Se solo nel mondo ci fossero dei giornalisti, a qualunque tipo di livello, le versioni ufficiali verrebbero demolite di continuo. Invece vengono ripetute alla massa che non ha alcun modo di accedere ad altre informazioni mediante lo stesso canale. Ciò che vogliono, mediante il sistema dell'istruzione e la soppressione di una visione alternativa della realtà, mediante lo sfruttamento dei media istituzionali per riferire la versione dei fatti ufficiale e virtualmente indiscussa, è proprio interrompere quel processo che ci fa collegare i puntini fra loro. Perché una volta collegati, l'intero castello di bugie entra profondamente in crisi. Infatti ciò che accade realmente va sotto gli occhi di tutti, come gli elefanti in salotto. E poi ci sono questi. Mi piace la battuta. Sono stati chini per talmente tanto tempo che ormai credono che quella sia la posizione eretta. Questi sono i politici di tutto il mondo, che si piegano ad essere foraggiati di lobby e di voti. E loro fanno questo. Tengono d'occhio la loro carriera. Oh, beh, per Giove, farò meglio non votare contro il governo, altrimenti non mi fanno ministro. Beh, guarda, amico mio, quella invece sarebbe una buona cosa. Vai a votare contro il governo, per favore. E i pochi? Quante persone sono uscite dal gabinetto di Blair dicendo non c'è più nemmeno un governo di gabinetto adesso. Lasciamo stare il governo parlamentare. Qui c'è un diktat imposto da una piccola cricca e basta. E i foraggiatori lobbisti? Manipolati, obbediscono e votano cose che poi diventano legge. Mentre se si rifiutassero e si aprissero la mente, queste cose non potrebbero passare. Così esiste questa grande mescolanza di varie persone in quella che chiamiamo la società e le autorità, che stanno facendo pressione sulla gente affinché resti a capo chino e a bocca chiusa, limitandosi a conformarsi alla norma senza contestare ciò che gli viene detto. Questa ingiunzione state buoni e tenete la testa bassa, così tutto andrà bene, esiste ovunque nella società, è rivolta al giornalismo, all'insegnamento e al mestiere politico. E tutti corrono dietro ai propri interessi, anziché fare quelli della società. E il motivo per cui lo fanno è ben riassunto da Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista. La menzogna si regge solo per il periodo di tempo in cui lo Stato è in grado di nascondere al popolo le sue conseguenze politiche, economiche e militari. Quindi è estremamente importante che lo Stato ricorra a tutti i suoi poteri per reprimere il dissenso, poiché la verità è il nemico mortale della bugia. Quindi, per estensione, la verità è anche il maggiore nemico dello Stato. Il motivo per cui, a partire dall'11 settembre e dagli attentati di Londra, c'è stata questa fioritura dello Stato orwelliano è collegato a questo. La verità è il nemico dello Stato, quindi dobbiamo ricorrere a qualunque mezzo per sopprimere la verità. Questo è ciò che sta alla base di tutti i cambiamenti sociali che abbiamo dovuto affrontare. Simbolicamente vogliono tenerci dentro questo minuscolo guscio da dove vediamo il mondo come vogliono loro, restando dentro una scatola come un pezzo di creta da manipolare. Così ci attaccano a un numero infinito di livelli, di cui vi parlerò, per farci restare dentro quel guscio e per mantenere chiusa la nostra mente. Sapete, la cosa peggiore che vi può capitare se state amministrando una dittatura è di avere a che fare con una popolazione informata e intelligente.
Ecco allora che si fa di tutto per sopprimere una simile situazione, per far sì che la gente resti nello stato opposto. E ancora, come ha affermato Mencken, l'essere umano più pericoloso per qualunque governo è quello in grado di pensare con la propria testa. Quasi inevitabilmente costui giunge alla conclusione che chi lo governa è disonesto, folle e intollerabile. E questa è la verità che cercano di nascondere a tutti, ma non con le persone che sono qui oggi. Viviamo in un mondo in cui esistono due versioni parallele delle cose, ciascuna ha lo scopo di nascondere l'altra. C'è il film, come lo definisco io, che corrisponde alla versione dei fatti che ricaviamo dai media e dalle pubbliche autorità in genere. Esso ci dice che un tizio in una caverna dell'Afghanistan, servendosi di un piccione viaggiatore o cose del genere, ha orchestrato l'11 settembre e che 19 dirottatori incapaci di far volare un aeroplanino di carta hanno dirottato 4 jumbo jet. Sì, effettivamente tutto ciò mi sembra sensato. Questo è il film. Oh, quegli attentatori di Londra, oh, dobbiamo mettere fine a questo, oh, dobbiamo fermarli, proteggere la gente. Dietro a tutto questo c'è il piano segreto, quello di creare una versione globale della Germania nazista e oltre. Ecco la versione ufficiale. Lui è un uomo di Dio. Vuole proteggere la gente perché lui viene dall'America. Noi proteggiamo il mondo e via di seguito. Questo è ciò che vogliono farvi credere e che lo fanno nel nostro nome perché sono buoni e vogliono aiutarci. Il piano segreto che sta dietro quella fesseria è la rapida ascesa dello Stato nazista globale, fatto di imposizioni, di una sorveglianza costante rivolta a una popolazione dotata di microchip e di un potere centralizzato su scala mai vista prima al mondo, in tutta la storia conosciuta. Sapete, ho notato questo ieri mentre passeggiavo per le vie di Londra. Il mondo è controllato, almeno a un certo livello, da un gran numero di abiti scuri. In questo paese, almeno, la loro volontà viene imposta da persone che indossano giacche fosforescenti. Cosa fanno? Le riproducono queste giacche? Le ho viste dappertutto. Sapete, queste giacche sono come conigli, tutti ne vogliono una. Vogliono l'autorità, sono della sicurezza. Sì? E allora? In America si sente spesso la frase, scusi signore, cominciano sempre così. Scusi signore, sono della sicurezza. Mi fa piacere per te, amico. Ma naturalmente anche gli abiti scuri, come vedremo, sono semplici pedine di un gioco che il pubblico non scorge mai. E costringono anche noi, proprio come topi da laboratorio, a imboccare il canale desiderato. Quindi, proprio come fanno con le cavie nei labirinti, gli danno la scossa se imboccano questo o quest'altro percorso, perché vogliono fargli fare un determinato percorso. E alla fine, dopo aver ricevuto un po' di scosse simboliche dalla società, non puoi fare questo, ci sono tali conseguenze, eccetera, ecco cosa fanno le cavie. Senza ricevere alcuna scossa, spegnete la corrente ora, è già accaduto un numero sufficiente di volte. I topi imboccano il percorso voluto senza più ricevere alcuna forma di pressione esterna, perché hanno raggiunto il punto di acquiescenza rispetto al sistema. Vogliono far diventare così anche noi, ecco perché ci sono telecamere dappertutto, non solo per vedere dove siamo, anche se in parte è così, ma anche per dire continuamente, qui non ci puoi venire, noi ti osserviamo, e alla fine si diventa come il topo che si piega, perché non vuole più ricevere la scossa. Alcune persone si piegano. Io invece andrò nella mia prossima dimensione senza piegarmi, ve lo assicuro. Bene, Albert Pike, membro molto molto importante degli Illuminati, cioè istruiti da una conoscenza tenuta nascosta a tutti noi, ma oggi non più.
ha affermato in un suo libro intitolato Morals and Dogma: la gente ha bisogno della finzione e la verità diventa micidiale per coloro che non sono abbastanza forti da contemplarla in tutto il suo splendore. Infatti, cosa può esserci in comune fra la vile moltitudine? Ecco come loro ci considerano. E la sublime saggezza? La verità va tenuta segreta e le masse hanno bisogno di insegnamenti proporzionati alla loro mente imperfetta. Ebbene, qui fra voi c'è qualcuno, anche se ne dubito, ma sicuramente là fuori ce ne sono milioni, che dice: beh, se tutto questo fosse vero, amico mio, ce ne accorgeremmo. Ma basta vedere come funziona il sistema per capire che non ce ne accorgeremmo neanche per sogno. L'idea non è certo quella. Si tratta di farci vedere attraverso una visione miope e limitata che guerra è uguale a pace. Guardate questa, mi piace. Fatevi furbi, scemi. È una delle battute migliori, vero? Vai, America! Questa mi piace. Vai, America! Noi andremo in Iraq! Noi andremo in Afghanistan! Quei poveracci non andranno da nessuna parte! È come Bush. Noi vinceremo, non cederemo. Noi ci guardiamo il sacrosanto sport, cari, alla TV della Casa Bianca. Noi ci mandiamo gli altri poveracci a farlo. Se Bush fosse stato in prima linea quando hanno sparato il primo proiettile, sarebbe stato sotto un letto a Houston prima che esplodesse il secondo. Voltaire: coloro che riescono a farvi credere delle assurdità sono in grado di farvi commettere atrocità, e noi l'abbiamo fatto. Shock è una maledetta paura. Andiamo a bombardare tutto! Perché queste armi di distruzione di massa vi fanno credere alle assurdità e quindi vi fanno commettere atrocità? Noi andremo in Afghanistan! Noi faremo questo e noi faremo quello perché Bin Laden e Al-Qaeda sono responsabili dell'11 settembre. Credi alle assurdità, commetti atrocità! Avanti così. Ecco perché ho scritto questo nel mio sito web il giorno in cui c'è stata la prima inaugurazione presidenziale di Bush. Non siate affatto sorpresi se durante questa amministrazione gli Stati Uniti si ritroveranno nel bel mezzo di un'altra guerra pilotata. Assisterete alla fabbricazione di mostri nella mente della gente, creati per giustificare una simile impresa. Sono bastati solo alcuni mesi. È tutto giustificato fino ai nostri giorni, argomento che affronterò dopo la prima pausa, insieme a molte altre cose che stanno accadendo oggi nel mondo. Nel mio libro Il segreto più nascosto del 98 ho scritto: il piano consiste nel progettare eventi reali e simulati che creeranno una grande paura negli anni che ci separano dal 2012. Questo include il piano di scatenare una terza guerra mondiale, spingendo i musulmani verso una guerra santa contro l'Occidente, o servendosi della Cina per causare un conflitto globale, o forse entrambe le cose. Beh, alla fine si è trattato di entrambe le cose, perché la carta della Cina la tengono in serbo continuamente. Come Orwell ha detto nel 94, un libro molto profetico che non è scaturito dall'immaginazione, quest'uomo era estremamente coinvolto politicamente in questo paese, non è possibile che sia stato così accurato per puro caso. Se volete un'immagine del futuro, immaginate uno stivale che schiaccia un volto umano per sempre. Questa è la percezione del mondo che vogliono creare per tutti. Questo è il mondo che stiamo lottando per non far emergere. Perciò ho visto questa graziosa immagine con questa scimmietta che dice: allora mamma, di che si tratta? Dimmi, di che si tratta? Nasciamo, viviamo nel mondo senza realmente capirlo. Non sappiamo da dove veniamo, né dove stiamo andando. Quindi non sappiamo dove ci troviamo, perché tutti i punti di riferimento per darci quella comprensione ci vengono negati. Allora, di che si tratta? In questa prima sessione intendo ripercorrere la storia di tutto questo fino ai giorni nostri, poiché sapere da dove tutto è cominciato ci darà una prospettiva molto migliore su dove siamo arrivati. La cospirazione dei cinque sensi. Ciò che intendo dire è:
quello che noi percepiamo con i cinque sensi. Il mondo che vediamo intorno a noi con quella minuscola frequenza che chiamiamo vista umana, ci fa accedere a una frazione infinitesimale di ciò che esiste nello spazio che occupiamo. Lo dividerò in due parti, ma di questo vi parlerò fra poco. Questo è ciò che la cospirazione dei cinque sensi intende creare e che sta effettivamente costruendo. Un governo mondiale che detterebbe a tutti i paesi le loro politiche principali, che controllerebbe la finanza globale mediante una banca centrale mondiale, una moneta mondiale costituita non da denaro tangibile, ma da moneta elettronica, un esercito mondiale per imporre la volontà del governo mondiale sui paesi che opponessero resistenza. Una volta un giornalista, scusate, un reporter, un ripetitore, una volta mi ha chiesto: a cosa servirebbe un esercito mondiale? Non ci sarebbe nessuno da combattere. Io ho pensato: lei lavora nei media, non è così? Che dire delle persone che desiderano vivere svincolate dalle direttive di una dittatura centralizzata? Non crede che potrebbero avere un ruolo in questo? Io penso di sì. Popolazione dotata di microchip. Vi darò i ragguagli nel pomeriggio. E poi i superstati, l'Unione Europea, Americana, del Pacifico, hanno già l'Unione Africana e quella è la struttura di base che vogliono nella realtà dei cinque sensi. Poi c'è l'aspetto del livello interdimensionale e questa sezione la svolgerò nella terza parte. Interdimensionale perché percepiamo e ci viene insegnato a percepire che le sole cose che esistano stanno all'interno della frequenza ristretta della vista umana, ridotta al punto che, come ha giustamente osservato un autore, si può dire che gli esseri umani siano fondamentalmente ciechi rispetto a ciò che riescono a vedere se lo paragoniamo con ciò che c'è effettivamente da vedere, e anche di questo vi parlerò nel pomeriggio. E poi c'è ciò che chiamano la matrice, il mondo interdimensionale. E poi c'è la terza parte, quella più importante di oggi, come vi ho già ripetuto, che riguarda il fatto che tutto è illusione. Noi crediamo... Questo è un palcoscenico solido. Noi crediamo di osservare un mondo solido, impossibile. E pensiamo di stare guardando lì, in quella direzione, dove siete voi. No, il solo posto in cui questo esiste è nella mia mente, e il solo luogo in cui io esisto è nella vostra mente. Questa è la realtà. E una volta che ve ne rendete conto, i puntini cominciano a collegarsi. Perché quando ci rendiamo conto che creiamo noi la realtà e come la creiamo, l'attuale struttura della società acquista un perfetto significato. Oh, è da incompetenti, sono tutte sciocchezze, è da incompetenti, che diavolo? No, da quel livello lo sono, ma da questo livello è geniale il modo in cui siamo stati manipolati. Queste sono illusioni. Questo sembra essere tridimensionale, ma in realtà è sul selciato. Questa in realtà è sul selciato. Il cervello viene confuso dalla tecnica usata per fargliela vedere a tre dimensioni. Anche di questo vi dirò molto altro più tardi. Ma ciò che voglio fare ora è riprendere dall'inizio, dalla lettera A, e cominciare a collegare i puntini. E in questa prima sezione voglio dare uno sguardo alla cospirazione occulta, intendendo per occulta semplicemente che è nascosta. E nascosta lo è stata sicuramente. Conoscenza nascosta, comprensione nascosta, che se è nelle mani di pochi ed è tenuta lontana dalla massa, dà a quei pochi un enorme potere di manipolazione delle moltitudini. E voglio cominciare dicendo questo. Io non sono qui perché voglio che qualcuno creda a qualcosa. L'ultima cosa di cui il mondo ha bisogno è un altro scalmanato che salti su e vi dica di avere tutte le risposte e che dovete crederci e altre cose del genere. Ne abbiamo abbastanza di questo tipo di persone. Queste sono informazioni. Prendete ciò che vi serve e lasciate da parte ciò che non vi sembra giusto, perché a me non interessa cosa ne pensate di questo, è un vostro problema, è la vostra realtà, è ciò che voi ne fate e avete il diritto di farne ciò che volete. Quindi non sto tentando di convincere nessuno, sto solo cercando di dire: ecco un altro modo di concepire il mondo. Il modo in cui concepite il mondo è una scelta interamente vostra, che io rispetto totalmente. Allora, molto molto tempo fa, molto prima della storia conosciuta, il mondo era una società globale.
Ed era una società globale avanzata. È da lì che alcune fantastiche strutture archeologiche provengono. I moderni archeologi dicono: oggi non saremmo in grado di costruire questo, come hanno fatto? E io rispondo: vedete quella pietra da 400 tonnellate? Sapete come hanno fatto? L'hanno legata con una corda e l'hanno fatta trasportare per chilometri e chilometri da alcune persone. Veramente geniale. Non so come ci siano riusciti. E come hanno fatto su quella collina? Oh beh, erano veramente forti. Ah, è così. Esisteva una società globale che per qualche motivo, potremmo metterci a discuterne, ma non è questo che ora ci interessa, subì una frattura e cominciò a funzionare a compartimenti stagni in ogni parte del mondo. Ma i suoi primordi, tutte le differenti parti del mondo, che ora cominciavano a funzionare isolate anziché unite, erano partite da una conoscenza avanzata originale che a quel tempo era globale. E accadde che quella conoscenza, mentre passava attraverso le ere, voglio dire, alcuni parlano di Atlantide, ma il nome non ha importanza, è una società globale, col passare del tempo prese una strada propria in ciascuna di quelle società ormai isolate. Esse le diedero nomi diversi per simboleggiarla, la espressero con metodologie differenti, ma restava sempre la stessa conoscenza. Vi faccio un esempio di ciò che voglio dire. Questo è uno dei temi che svilupperò nell'arco di tutta la giornata, ma lo introduco adesso. Accadde dunque che questa conoscenza, che inizialmente era condivisa dalla società globale, abbia poi cominciato ad essere privilegio di pochi, che se ne sono impadroniti. Progressivamente si è creata la rete degli Illuminati, che possedevano questa conoscenza avanzata e che volevano portarla via alla gente per poter esercitare il potere sulla gente, perché questo è ciò che dà la conoscenza. Hanno cominciato a toglierla dalla circolazione come potevano, sottraendola a tutti i circuiti sociali. Uno dei metodi più efficaci che hanno usato per farlo è stata l'Inquisizione, con cui sfruttarono il cristianesimo per farsi largo in tutte quelle antiche società allo scopo di cristianizzarle. E nel far questo, portarono via a quei popoli la conoscenza residua di cui ancora disponevano e la fecero sparire, dando poi alla gente una falsa versione della realtà e riservando la conoscenza ai livelli più alti di queste piramidi compartimentalizzate. Così hanno raggiunto risultati eccellenti, risucchiando la conoscenza delle culture di quei popoli e trasmettendola ai loro prescelti attraverso la rete delle società segrete. Questa piramide compartimentalizzata, dove le persone che stanno all'apice controllano tutte le piramidi che stanno al di sotto, mostrano come una minoranza controlli tutte le aree della società. Ma di questo parlerò approfonditamente oggi pomeriggio. Allora ecco dove volevo arrivare. Questo mio caro amico, Credo Mutwa, famoso sciamano Zulu del Sudafrica. Un uomo incredibile, una biblioteca vivente. Lui è stato iniziato circa 60 anni fa a questa conoscenza. Oggi ha 80 anni inoltrati. Detto in parole sue, quando i poteri europei degli Illuminati controllavano l'Africa, e qui lo cito, munsero le menti degli sciamani, scoprirono ciò che sapevano e poi li uccisero. E alla fine successe che la storia africana, come accade in qualsiasi altra civiltà del mondo, per poter sopravvivere dovette diventare segreta ed essere tramandata dalle società segrete di quei popoli. L'ultima volta che l'ho incontrato, circa 9 mesi fa, lui ha gettato le ossa per me, come dicono loro. Sono ossa animali intagliate che risalgono a secoli fa, mi ha detto. Funziona così. Si deve mettere la mano sopra le ossa affinché assorbano il vostro campo di frequenze. Poi gli sciamani le lanciano a terra. Infine osservano la posizione in cui sono cadute, sia le une rispetto alle altre, sia rispetto a voi, e vi danno una lettura di ciò che le ossa indicano. Quando mi ha fatto la lettura è stato estremamente accurato, mi ha detto cose che stavano accadendo nella mia vita di cui lui avrebbe dovuto essere totalmente all'oscuro, ma quando l'ha fatto, e questo è il punto a cui voglio arrivare,
Ho pensato, ha appena lanciato le rune, come fanno in Germania, in quella parte del mondo. Ehi, mi ha appena letto i tarocchi, come fanno in un'altra parte del mondo. Sto dicendo, cioè, che si tratta della stessa conoscenza, che una volta era universale, ma poi ha preso strade diverse. Tuttavia rimane ancora la stessa, e si tratta proprio di quella conoscenza che per secoli hanno voluto togliere dalla circolazione. Quindi, in tutto il mondo, cominciamo ad avere una falsa versione di chi siamo e una falsa versione della realtà e di quello che sta accadendo sul pianeta. Quindi, questa società globale si frantumò in molte aree diverse, ma gli Illuminati continuarono a tramandare questa conoscenza dall'apice della piramide, e si tratta della conoscenza che coloro che hanno il controllo del mondo possiedono ancora oggi e la usano su di noi. Inoltre ce la mettono davanti agli occhi sotto forma di simboli. Questo, apparentemente, è conosciuto col nome di sigillo di Atlantide e ne sono state trovate varie versioni in tutto il mondo. Il sigillo, il cerchio. Questo è ciò che hanno costruito per Bush in occasione della sua cerimonia di accettazione della nomina presidenziale dal Partito Repubblicano, perché il livello più alto di queste organizzazioni di potere lavora sempre a partire da questa conoscenza. Quando giungeremo all'ultima sezione, vedremo che non è solo simbolismo di per sé, bensì è un simbolismo che ha un effetto su di noi rispetto al modo in cui vediamo il mondo. Ecco Bush, bravo uomo, che non va mai a casa. E questa è la festa dei repubblicani per celebrare il fatto che Bush sarebbe stato nuovamente il loro candidato presidenziale. Ecco qui Bush, una di queste linee di discendenza, non molto ben combinata a quanto sembra, una delle stirpi giunte fino a noi dal mondo antico, e di cui mi occuperò fra un secondo, perché i presidenti non sono selezionati per ballottaggio, sono scelti in base alla stirpe a cui appartengono. C'è un'altra versione della storia di Bush. Anche se penso che ci sia molta verità in essa, mi ci sono affezionato. Ma in qualche modo lui è diventato presidente degli Stati Uniti. Nel mondo c'è qualcosa che non va. Ora, quando iniziate a fare ricerche su questo tema, anche se riguarda tutto il mondo, inevitabilmente la vostra attenzione si concentra su quest'area, l'attuale Iraq. Che coincidenza. Un'area che andava sotto il nome di Sumeria e Babilonia. Babilonia rispunta di continuo nella ricerca sugli Illuminati. Si scopre una rete di famiglie che stavano dietro all'impero babilonese, il quale rappresentò un massiccio centro di potere. Poi si spostarono in Italia, in particolare a Roma, dove divennero la Chiesa di Roma e l'Impero Romano. Poi risalirono verso il nord Europa, dove diedero luogo all'aristocrazia e alle famiglie reali europee. E poi, mediante gli imperi, la rete ha cominciato a globalizzarsi, con l'impero britannico e così via. A Babilonia, questa conoscenza avanzata era custodita e rappresentava uno strumento fondamentale per il controllo di quella società e per il metodo di governo. E da questo epicentro, oggi abbiamo raggiunto il punto in cui si può parlare, come allora, di una Babilonia globale, dove sta emergendo dappertutto la stessa situazione, come accadeva allora. Naturalmente, come ho già detto, l'impero babilonese era concentrato nell'area che oggi chiamiamo Iraq. Certamente c'era di mezzo il petrolio, certamente erano coinvolti molti fattori. Una delle cose che ho visto e rivisto accadere in tutti questi anni di ricerche è che molto raramente c'è un singolo motivo dietro al perché si intraprende un'azione. E uno dei motivi per cui si insiste tanto sull'Iraq è che, storicamente, si tratta di un'area sacra agli Illuminati, perché sotto molti punti di vista è qui che tutto è cominciato e si è allargato a macchia d'olio verso l'obiettivo del controllo mondiale.
Quindi, come ho detto, migrarono nell'Europa settentrionale, dove hanno dato luogo alle famiglie reali e all'aristocrazia europea. A un certo punto, i popoli cominciarono a ribellarsi contro il regime di aperta dittatura imposta dai monarchi. Quindi, queste famiglie cominciarono a fuoriuscire dalle monarchie dittatoriali, confluendo in quelle che erano ormai diventate le cosiddette aree di controllo degli abiti scuri. Il controllo del sistema bancario, della politica, degli affari, di tutte le aree che regolano la vita moderna. Attraverso l'impero britannico in particolare, su cui giustamente si diceva che il sole non tramontasse mai, ma anche grazie all'impero francese, si diffusero nel resto del mondo. Poi, a un certo punto, venne concessa l'indipendenza a quelle che prima erano state colonie, ma solo a livello apparente, perché il centro degli Illuminati è in Europa. È lì che si è stabilito storicamente, in Europa, il Vaticano, la città di Londra e così via. Quindi, chiediamoci cosa accadde alla fine del colonialismo. Ci fu un passaggio di mano. Esistono due forme di dittatura, una che si può vedere e toccare, che va sotto il nome di comunismo, fascismo o apartheid. Se non altro, le persone in quella situazione sanno di essere controllate e possono rendersi conto, almeno a un certo livello, di chi le controlla. Alla fine però il desiderio umano finisce per ribellarsi a tutto questo, perché sa con che cosa ha a che fare. Ma la più grande forma di controllo è quella del controllo invisibile, la prigione senza sbarre, perché si resta seduti lì, in prigione, controllati per tutta la vita, ma pensando di essere liberi e senza reagire, perché si pensa che non ci sia bisogno di reagire a niente. E quando la situazione coloniale finì, le linee di discendenza furono lasciate fuori da quei paesi, al pari della rete di società segrete, che le antiche famiglie usano per manipolare l'accesso al potere di uomini e donne loro consanguinei. E da allora in poi hanno continuato ad essere controllate dall'Europa, non dal governo di Blair o quello tedesco di no, pedine di un gioco, il centro delle società segrete che hanno la loro base in Europa. Londra, o Baby London, come la chiamano ora, la City di Londra, nell'area di St. Paul, che è il fulcro di tutte le attività finanziarie. È anche l'area che di recente è diventata ancora più famosa grazie al codice Da Vinci di Dan Brown e alle vicende che la circondano, quella conosciuta come The Temple, il tempio dove si concentra la professione legale. Ora, quando parlo di professione legale, mi riferisco nuovamente alla piramide. Non che ogni avvocato di questa zona sia coinvolto in una qualunque forma di manipolazione. Stiamo parlando del nucleo centrale, di quel controllo dall'interno che la vasta maggioranza degli avvocati non sa nemmeno che esista. Naturalmente questa è una chiesa molto simbolica, una chiesa dei Cavalieri Templari, che credo che risalga al tardo XII secolo. Fu costruita dai templari che governavano tutta l'area. E facendo ricerche su questo tema, ci si rende conto che lo fanno ancora oggi. Anche il Vaticano divenne un grande centro durante l'Impero Romano e il periodo successivo. Naturalmente fu la Chiesa romana a divenire cristianità e ad essere eretta a partire da Roma, per mano della stessa stirpe che si trasferì a Roma da Babilonia. La Chiesa di Roma è la Chiesa di Babilonia e quella è una grande chiave che simboleggia il modo in cui perfino l'edificio è strutturato. Dunque, siamo arrivati a parlare delle linee di discendenza e del perché queste famiglie sono ossessionate dalla genetica. Ci sono due livelli da considerare. Parlerò del livello più reale verso la fine della giornata. Ma c'è un motivo concreto per cui sono ossessionati dalla genetica e dalla conservazione di un determinato DNA che è estremamente importante per loro. Queste sono solo alcune, perché seguirle comporta un sacco di ricerche. E ci sono molti genealogisti che hanno svolto studi approfonditi
ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Comunque si possono rintracciare delle linee dinastiche provenienti dall'antico Egitto, passando per i Sumeri, la civiltà della Valle dell'Indo, che era molto avanzata, i Fenici e Babilonia, per giungere fino a Filippo il Macedone, padre di Alessandro il Grande, che all'epoca della sua morte a Babilonia, all'età di 32-33 anni, aveva acquisito il controllo di gran parte delle zone blu e bianche che abbiamo visto sulla cartina. Le linee di discendenza passarono poi per Cleopatra e l'Impero Romano, attraverso Costantino il Grande, l'imperatore romano che nel 325 indisse il Concilio di Nicea, da cui fu emanato il Credo di Nicea, rimasto fino ai giorni nostri il credo fondamentale della cristianità. Passò per i Merovingi, che naturalmente sono saliti alla ribalta grazie al Santo Graal, e poi quello che in effetti è stato il suo cadetto, il Codice da Vinci di Dan Brown. I Merovingi rivestono estrema importanza per gli Illuminati. Sono una stirpe primaria che prende il nome di Merovingi. I nomi sono cambiati nei secoli, ma la dinastia Merovingia è primaria e, come ho detto, se ne è parlato in entrambi questi libri. Incidentalmente, è mia opinione che la stirpe Merovingia sia molto importante per gli Illuminati, ma che non abbia assolutamente nulla a che vedere con la stirpe di Gesù. Questo rappresenta il classico tipo di divergenza in cui si perdono di vista le coordinate centrali. Ed è interessante che nel film Matrix uno dei personaggi principali che interpretava il Guardiano sia stato denominato il Merovingio, cosa che gli autori non possono aver fatto casualmente considerato il retroterra. Quindi la linea dinastica passa per i Merovingi, attraverso Carlo Magno o il Sacro Romano Impero per lungo tempo, passa per la casata degli Asburgo in Austria, per la famiglia dei Medici in Italia, un'importantissima famiglia di banchieri, e ancora per la casata dei Lorena, che ancora oggi è una linea di discendenza principale degli Illuminati e che opera e ha una sua base nell'area di confine fra la Francia e la Germania. Naturalmente il simbolo della casata dei Lorena è la doppia croce. Molto appropriata l'espressione inglese «Oh, mi ha doppiamente fregato» o «mi ha messo in croce due volte». Sì, molto appropriato, specialmente la Exxon, che ha appena annunciato degli utili record proprio mentre noi stiamo pagando il carburante a prezzi record. Passa per le dinastie reali francesi ed entra in Gran Bretagna, giungendo fino all'attuale famiglia reale. Fa il suo ingresso in America, passando per i presidenti americani. Se si osserva la genealogia dei presidenti americani, si presenta in gran parte come una stirpe reale d'Europa, che è il luogo da dove molti di loro provenivano. Quindi si giunge fino alla famiglia Bush. E cos'è quella se non una dinastia, dove c'è un padre che ricopre due, tre incarichi presidenziali negli Stati Uniti, due ufficialmente ricoperti da Reagan, ma quello è solo per le apparenze. E poi arriva suo figlio, che ha bisogno di aiuto per legarsi le scarpe, ma diventa presidente degli Stati Uniti. C'è qualcosa da capire in tutto questo. Per arrivare a quest'uomo dal lontano passato. Questa è una genealogia alternativa di cui sono molto appassionato. Mi piace molto questa. È la mia preferita. Chi sono io? Sei un idiota. Grazie. Passa poi per la linea di sangue scozzese, che è molto rilevante per gli Illuminati. E non è per caso che la più importante società segreta del mondo, in termini di iscritti, sia denominata il rito scozzese della framassoneria. Passa per le grandi famiglie dei Rothschild e dei Rockefeller e per quelle di banchieri e imprenditori mondiali. Joseph Smith, il fondatore della Chiesa Mormone, discendeva dai Merovingi, giungendo fino a Brigham Young, che l'ha acquisita attraverso di lui, c'è discendenza merovingia. Due simboli risalenti alla storia dei Merovingi sono rappresentati dall'ape e dall'alveare. Hanno ritrovato tombe merovingie contenenti rappresentazioni simboliche di api e di alveari nel taglio architettonico, eccetera, perché quello era il simbolo. Questo è il sigillo dello Utah, che rappresenta una consociata interamente appartenente alla Chiesa Mormone, una chiesa consociata degli Illuminati, e non è per caso che al centro sia rappresentato un alveare. Charles Taze Russell, una delle persone che ha dato l'avvio alla Società della Torre di Guardia dei Testimoni di Geova, un discendente dei Merovingi, è sepolto da qualche parte in America sotto una piramide.
Non sono io l'unico ad aver svolto questo tipo di ricerche. Ci sono molte altre ricerche incentrate sull'ossessione genetica della stirpe degli Illuminati. Ma poiché sono conosciuti con una varietà di nomi, sapete, se ogni presidente degli Stati Uniti si chiamasse Rockefeller, la gente direbbe, davvero? Caro, qui tutti si chiamano Rockefeller, cosa sta succedendo? È la genetica che importa, non il nome, è il DNA, per motivi che spiegherò meglio nel corso di questa giornata. Ora, mentre queste linee di sangue attraversavano la storia, hanno dato vita a vari tipi di imperi degli Illuminati. Oggi vogliono un impero globale. Come ho detto, si sono spostati dall'area geografica della Babilonia, risalendo verso l'Europa, e hanno portato con sé la loro chiesa, la Chiesa di Babilonia, di cui vi parlerò meglio fra breve. Ma se prendete in esame i credo e i simboli del cristianesimo e li paragonate a quelli della Chiesa di Babilonia, vedrete che sono identici, sono stati semplicemente trasferiti da un luogo all'altro, una vista migliore evidentemente. E poi si sono globalizzati sempre di più con i loro imperi, seguendo il concetto di un impero globale per poter dettare legge da una posizione centrale. Attraverso la prigione senza sbarre, cercando il più possibile di convincere la gente di vivere da persone libere, affinché non si ribelli al fatto di non esserlo. E il simbolo è quello di una piramide o di una ragnatela. Il ragno sta al centro, non è visibile, non si mostra in pubblico. E la ragnatela è fatta di società segrete che al loro apice, non ai livelli inferiori, che sono, lo ripeto, solo foraggio. Santo cielo, stavolta l'ho detto bene, me lo devo annotare. Al loro apice, dicevo, si connettono fra loro. Alcuni hanno parlato del cosiddetto gruppo Bilderberg, che si è fatto un sacco di pubblicità poiché costituisce un centro di manipolazione. Il gruppo Bilderberg non è affatto vicino al centro di potere del ragno. I gruppi realmente segreti, quelli che detengono davvero il potere e che operano nell'ombra, sono quelli tutto intorno al ragno. E alla fine si comincia ad allontanarsi dal centro e si viene allo scoperto, e si incontrano nomi di organizzazione di cui la gente ha sentito parlare, e con cui la società interagisce ogni giorno. Funziona così. Le direttive trasmesse si dipartono dal centro della ragnatela verso l'esterno e sono introdotte da persone situate molto lontano dal ragno, le quali forse sono perfino all'oscuro della sua esistenza. Quindi, se riuscite a vedere qualcuno come Bush o Blair, se li vedete nella vita quotidiana, non sono minimamente in prossimità del centro o del vertice degli Illuminati e, come ho detto, potete vederli simboleggiati in questo modo. Da sempre hanno imposto questa struttura alla società, con l'acquisizione di un potere sempre maggiore durante le varie epoche storiche. I pochi che stanno all'apice detengono la visione reale della situazione, la vera conoscenza, mentre tutti gli altri sono compartimentalizzati e sanno solo quanto basta per svolgere il loro compito. E queste differenti organizzazioni, al livello a cui le sperimentiamo noi nella società, sembrano essere del tutto scollegate. Ma trattandosi di piramidi contenute dentro altre piramidi, come bambole russe, alla fine vengono incorporate dalla piramide globale e da quel punto in poi viene imposto lo stesso piano a tutte queste organizzazioni apparentemente scollegate. È così che vengono introdotte le stesse cose in paesi diversi in tutto il mondo, talvolta con le stesse parole. Ecco perché abbiamo avuto una situazione di continua centralizzazione del potere in tutti i settori della nostra vita. Il possesso dei media, del sistema bancario, di società, di governi attraverso l'Unione Europea, che è diventata un dittatore per tutti i paesi ad essa sottoposti. Centralizzazione del potere, per un semplice motivo. Se fate parte di una elite e volete il controllo di una moltitudine di persone, dovete per forza centralizzare il processo decisionale. Più il processo decisionale è differenziato, minore è il controllo che se ne ha. È come avere molti piatti che girano in equilibrio in cima a dei bastoncini. Se ne hai troppi, cominciano a cadere, ma se hai un grande piatto su un grande bastone, allora puoi controllarlo senza problemi da una grossa postazione centrale. Ecco perché abbiamo visto questa incessante centralizzazione del potere nel mondo, perché ogni volta che si realizza, permette ad alcune elite sempre più piccole di acquisire il controllo di un numero sempre maggiore di persone,
Questa è la struttura a cui si stanno avvicinando. Vogliono una situazione, e fino a un certo livello ce l'hanno già, ma vogliono che diventi globale, nella quale questa mano nascosta controlli nella nostra fascia di esperienza non solo persone e organizzazioni apparentemente non collegate fra loro, ma anche persone e organizzazioni che, viste dalla nostra prospettiva, sembrano in guerra o in conflitto fra loro. Perché questo è il film che vedete quando guardate il telegiornale. Hanno appena invaso il tale paese. Quello è il film che ci fanno vedere. E se possiamo sollevarci per un attimo a un livello mentale più alto e vedere i leader di quella fazione e i leader dell'altra fazione, che sembrino in conflitto, non significa necessariamente che non stiano dalla stessa parte, perché chi sta in alto non combatte le guerre che crea. E il motivo per cui lo fanno, il concetto delle guerre pilotate, lo chiariremo meglio questo pomeriggio. Ma questa è la mano nascosta che non vedete mai e che controlla i vari Blair e Bush, gli Illuminati, l'antico occhio veggente, secondo la sua stessa definizione. Ora, la rete delle società segrete degli Illuminati. È venuta fuori da Babilonia, anche se risale a molto prima, ma Babilonia è un buon punto di inizio per seguirne le mosse, e si è spostata e ingrandita nei secoli, tramandando la conoscenza di quella società globale che era molto più avanzata di quanto noi non siamo mai riusciti a concepire, tramando nella storia questa struttura di controllo, la stessa struttura di controllo della framassoneria, i diversi livelli e gradi in cui le persone situate ai gradi più alti hanno la conoscenza di ciò che è sconosciuto alle persone dei gradi inferiori. Devo dire che risale a moltissimo tempo fa. Questo libro si intitola I figli di Mu, una terra conosciuta anche come Lemuria, che si dice sia sprofondata a causa di cataclismi in modo simile alla storia di Atlantide. Il secolo scorso, l'autore, James Churchwood, ha visitato molti luoghi alla ricerca di prove dell'esistenza di questo grande continente chiamato Mu o Lemuria. E ha affermato che in remoti monasteri dell'Asia gli sono state mostrate delle tavolette e documenti che si pensa risalgano a decine di migliaia di anni fa. Questi sono alcuni dei simboli presenti in quei reperti e tavolette. Questa naturalmente è la svastica. I tedeschi e i nazisti non si sono inventati la svastica perché era un bel simbolo. L'hanno scelta perché simboleggiava qualcosa e volevano usarla, perché avevano accesso alla conoscenza avanzata su come si può manipolare la mente umana senza che la gente se ne renda conto. Infatti, i simboli ci parlano, anche se non ce ne rendiamo conto, ma ci parlano, e loro ne sono ben coscienti. C'è qui anche la Croce di Malta, che ancora oggi è il simbolo di una società segreta, quella dei Cavalieri di Malta, che un tempo andava sotto il nome di Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, la quale risale a migliaia di anni fa. Fra loro oggi ci sono alcune delle persone più potenti del mondo. Reagan, ad esempio, era un Cavaliere di Malta. E poi c'è anche questo simbolo qui, alla vostra sinistra, che illustrerò fra poco. Ma questi simboli sono passati attraverso la storia e li ritroviamo oggi nelle società segrete. La Croce Maltese, come ho detto, è ancora oggi il simbolo dei Cavalieri di Malta. Ora, per darvi un'idea di come queste società segrete sono sopravvissute alla storia e hanno manipolato gli eventi, possiamo partire all'incirca dal tempo delle crociate, quando fu creato un certo numero di società segrete, le quali, lo ripeto, esistono ancora oggi e contano fra i loro membri persone ai vertici del mondo della politica, degli affari, della finanza, dei media e così via. Una di esse è la Società dei Templari, che ancora oggi è estremamente influente nella città di Londra e anche altrove, e nell'area detta del Tempio, cioè di quella chiesa e nella professione legale. Anni fa avevo un'amica che era sposata con un avvocato molto influente della città di Londra, nell'area del Tempio.
Avevano uno splendido rapporto, finché lei non scoprì che lui era un membro di rilievo dei Cavalieri Templari. Da quel momento in poi, lui cercò di distruggere lei e la sua vita, così, dal nulla, solo perché lei aveva scoperto che era coinvolto in quell'organizzazione. Un concetto molto semplice da tenere presente. Se si vuole controllare le persone a livello dei cinque sensi, si devono controllare le loro vie di accesso al denaro, controllare il fatto che devono prendere in prestito da voi del denaro che non esiste, e poi darvi gli interessi. Sì, la gente va in banca e crede di prendere in prestito dei soldi. Posso avere 50.000 sterline? Ah sì? Le bastano? Molto bene. 50.000 sterline sullo schermo. Qualcun altro ha bisogno di soldi? No, va bene così. Lei ora ci pagherà un interesse su queste 50.000 sterline finché non ci rimborsa. Se non ci rimborsa, veniamo a prendere la casa, che invece esiste, perché non ci ha pagato questo interesse. Che bello, mi piace! Quindi si deve controllare l'accesso al denaro, ma serve anche controllare il sapere, che poi viene imposto sul popolo per condizionarne i movimenti. Questo è uno dei motivi principali per cui si vuole controllare la conoscenza, un sapere che è molto diverso da quello che ci dicono. Comunque, un'altra organizzazione cavalleresca, che ha avuto inizio all'incirca nello stesso periodo di quella dei Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, o Cavalieri della Croce di Malta, e di una rete situata in Germania, quella dei Cavalieri Teutonici, sono i Cavalieri Templari che si stabilirono a Gerusalemme più o meno al tempo delle crociate. I Cavalieri Templari, di cui vi parlerò per qualche minuto, avevano una storia di copertura, secondo la quale il loro ordine era stato creato per proteggere i pellegrini che si recavano a Gerusalemme. Avevano 9 cavalieri, quindi per bacco potevano proteggere un sacco di pellegrini. Questa era la storia di copertura. Così si stabilirono a Gerusalemme e scoprirono qualcosa. E improvvisamente, credo 2 di loro, tornarono in Francia, dove c'era la loro base, e cominciarono immediatamente ad espandersi numericamente in modo massiccio. Entravano a farne parte le maggiori famiglie aristocratiche e benestanti d'Europa, che per accedere dovevano donare beni e terre all'ordine. Avevano trovato qualcosa di estremamente significativo e all'improvviso erano diventati un'organizzazione estremamente importante. Quello sulla sinistra è un cavaliere templare con la croce rossa sul fondo bianco e quell'altro sulla destra è un ospitaliero con la croce maltese, un cavaliere di Malta, come sono oggi. Naturalmente, la croce rossa sul sfondo bianco divenne la bandiera dell'Inghilterra, molto appropriato. Cavalieri Templari inglesi. La croce di San Giorgio. Si tratta di Giorgio di Cappadocia, la terra che oggi va sotto il nome di Turchia, la terra del tempo dei Fenici che vennero in Bretagna, portando con sé quella conoscenza e quei simboli. Si arriva dunque al 1307, epoca in cui i Templari avevano ormai costruito in Europa una massiccia rete che stabilì le fondamenta del moderno sistema bancario. Facevano pagare interesse su denaro inesistente e tutto il resto di ciò che succede anche oggi in modo più allargato. Filippo il Giusto, re di Francia, voleva liberarsi dei Templari per vari motivi, quindi annunciò la loro rimozione. Credo che fosse un venerdì 13, giorno che da allora in poi è stato considerato nefasto, del 1307. Ma alcuni Templari erano al corrente di quanto stava per accadere e se ne andarono. Il gran maestro a quel tempo era Jacques de Molay e ancora oggi esistono società segrete intitolate a de Molay in America e altrove, di cui fanno parte uomini politici importanti. Non è una coincidenza. I Templari ben informati se ne andarono e secondo le testimonianze scritte lo fecero sicuramente in 2 modi diversi, ma secondo altre fonti direi che lo fecero in 3 modi. Il terzo modo era emigrando in America, perché loro conoscevano l'esistenza dell'America molto tempo prima che Colombo salisse a bordo della sua nave. E andarono in altre 2 direzioni. Una era a sud, verso il Portogallo, dove si nascosero dietro la facciata di un'organizzazione chiamata i Cavalieri di Cristo. E uno dei loro gran maestri era il principe Enrico il Navigatore. E questo fu molto importante, perché ebbero accesso, durante la storia, a dei saperi sconosciuti alla gente. A quell'epoca, una fra le espressioni di tale conoscenze segrete erano le mappe del mondo. Ecco perché loro trovarono lì la mappa che mostra l'aspetto delle terre situate al di sotto dell'Antartico. Mappa che fu poi disegnata solo alcuni anni dopo, nel 1500, non molto tempo dopo il viaggio di Colombo.
E Piri Reis, appartenente alla flotta navale ottomana, disse di aver disegnato la mappa rifacendosi a mappe precedenti. Negli anni 60, quando la mappa è stata studiata in base ai rilevamenti sonar, quelli usati per l'Antartico, hanno scoperto che quell'antica mappa del 500, derivata da mappe più antiche, era incredibilmente accurata rispetto al rilievo dell'Antartico che si stendeva sotto i loro occhi. Quindi quella conoscenza era diffusa. E un altro capitano di mare vicino a Enrico il Navigatore nei Cavalieri di Cristo, cioè nei Cavalieri Templari, era il suocero di Cristoforo Colombo. Insomma, Cristoforo Colombo diceva di cercare l'India e inciampò. Cos'è questo? Cos'è questo? Ma fa ridere. Colombo in realtà sapeva bene dove stava andando, quella era solo una storia di copertura. Un altro luogo in cui fuggirono era intorno alla costa occidentale dell'Irlanda e penetrarono in Scozia, dove si stabilirono nell'area della cappella di Roslin, dove c'è il castello omonimo. Questa naturalmente oggi è stata resa molto famosa dal libro Il Santo Graal e dai romanzi di Dan Brown. I Templari si nascosero lì per un po' e poi riemersero in parte sotto la denominazione di rito scozzese della Framassoneria, che sembra essere la maggiore società segreta del mondo per numero di aderenti. Nei bassorilievi in pietra nella cappella di Roslin, che non dista molto da Edimburgo, sono rappresentati dei cactus e delle piante di aloe ed altre figure, che all'epoca della sua costruzione esistevano solo in America, ufficialmente non ancora scoperta. Ma un libro molto raro ed eccellente che ho trovato, scritto da un canadese che vive nella costa orientale del Canada, contiene una ricerca che mostra che il principe Henry St. Clair, la famiglia dei St. Clair, che era la famiglia della cappella di Roslin, discendente della famiglia francese dei St. Clair e che fu la fondatrice in primis dell'ordine dei Cavalieri Templari, il che spiega perché i Templari emigrarono proprio lì, in effetti giunse a Newfoundland sulla costa orientale, che oggi chiamiamo New England, nel 1398, cioè quasi 100 anni prima della scoperta dell'America di Colombo. Loro sapevano bene che era lì e ciò faceva parte del piano. Quindi, forte di quella conoscenza delle opportunità future che l'America avrebbe offerto quando sarebbe stata scoperta da Colombo, le famiglie degli Illuminati si trasferiscono nel nuovo continente. E circa 4 o 5 anni dopo l'arrivo di Colombo, John Cabot, il cui vero nome era Giovanni Caboto, scoprì l'America settentrionale. Che coincidenza! Specialmente tenendo conto del fatto che, secondo il famoso storico massone americano Manley P. Hall, Caboto operava all'interno della stessa rete di società segrete di Genova a cui apparteneva anche Cristoforo Colombo. Loro scoprivano ciò che sapevano già trovarsi là, perché era venuto il momento di portare fuori dall'Europa il piano di globalizzazione per farlo entrare in America e per impadronirsi di quel continente, che sarebbe diventato il punto focale della fase successiva, cioè quella che stiamo vivendo oggi. Sir Francis Bacon scrisse un libro intitolato La Nuova Atlantide. Lui era un iniziato della rete di società segrete, un uomo brillante. La Nuova Atlantide è comunemente interpretato come un pronostico di quella che sarebbe diventata la società americana. Beniamino Franklin e molti di quei cosiddetti padri fondatori e anche altri arrivarono in America muniti di quelle conoscenze in veste di agenti degli Illuminati per prendere il potere su quel continente. Inoltre, egli ha avuto un ruolo fondamentale nell'introduzione del rito scozzese della framassoneria in America. Alcuni anni fa, in occasione della ristrutturazione della casa di Franklin, vicino a Trafalgar Square, per trasformarla in un museo, un quotidiano ha riferito che durante gli scavi sono stati ritrovati sotto il pavimento 10 corpi, di cui 6 di bambini, che risalivano all'epoca in cui Franklin e la sua governante abitavano lì. Hanno detto che forse si era trattato di furto di cadaveri a scopo scientifico, ma quando capirete meglio cosa fanno loro, e lo illustrerò meglio dopo il break, la spiegazione di quei corpi potrebbe essere molto diversa.
George Washington, un altro membro della stirpe aristocratica che divenne il primo presidente degli Stati Uniti. Il piano di conquista era già stato messo in atto. Era un massone di primissimo ordine. A proposito, mi chiedo sempre, per caso i massoni lavano molti piatti? Non lo so. Si prendono molto sul serio. A me sembrano strani. Boh, non so. Comunque, era un massone di primissimo ordine e per quanto aristocratico per linea genetica divenne il primo presidente degli Stati Uniti. Funziona proprio in questo modo. Questo è il suo grembiule. Sicuramente ne ha uno uguale anche lei, non è così? E il significato del sole che vedete vi diventerà presto chiaro. Apparentemente era anche un cavaliere dell'ordine della giarrettiera. C'è il simbolo dei templari al centro, a giudicare da ciò che ho letto in varie fonti. Il quale naturalmente è un grosso ordine che ruota intorno alla monarchia britannica. Avrebbe dovuto combattere la monarchia inglese nella lotta per l'indipendenza dell'America. Forse sono arrivato tardi e mi sono perso qualcosa, non so. Questo è uno dei santi grandi della framassoneria di rito scozzese in America. Si trova a Boston insieme a tutta una serie di altre logge ed è il loro tempio maggiore nel New England. Infatti furono introdotte le società segrete che poi avrebbero preso il potere in America. E per la verità, quando ho parlato a Boston alcuni anni fa, siamo andati a visitare questo palazzo. C'era un guardiano alla porta a cui abbiamo chiesto se si poteva fare un giro turistico all'interno. Ma lui ci rispose di no, però ci disse, andate all'ufficio e fate a loro tutte le domande che volete. Lui era solo una specie di portiere. Così abbiamo salito le scale senza incontrare anima viva in tutta la dannata loggia, in quel santo graal dell'America. Quindi abbiamo salito un altro paio di rampe e siamo arrivati a un altro piano, ma ancora senza incontrare nessuno. Abbiamo camminato sul tappeto, fra quadri e altre cose, ci siamo aggirati qua e là, fortunatamente avevamo con noi la macchina fotografica, e all'improvviso siamo entrati in questo tempio con un trono che sembrava quello di Maria Celeste. Eccomi qui, la prima volta che mi sono seduto su uno scranno del genere. Lo so. Una volta facevo il portiere e mi chiamavano Cenerentolo perché continuavo a mancare la palla. Comunque, il motivo per cui vi narro questa storia è che alcuni dei ritratti in questa loggia mostravano personaggi importanti rispetto all'argomento che stiamo trattando. Questa è una nostra foto di un ritratto di Franklin Delano Roosevelt, uno dei grandi uomini di paglia degli illuminati del XX secolo, gran maestro onorario, ordine di Desmoulins, Jacques Desmoulins, capo dei templari al tempo della purificazione nel 1307. Nell'arco della giornata, oggi vedrete apparire sempre più collegamenti fra i vari puntini di cui vi ho parlato. Queste persone sono membri delle stesse società segrete ed è così che vengono inseriti nelle posizioni di potere. La Babilonia globale. Questa società segreta delle stirpi genetiche passò attraverso la storia vivendo una crescente espansione che l'ha condotta al punto in cui è oggi, come abbiamo detto, passando da Babilonia in Europa e globalizzandosi. E hanno portato con sé e creato progressivamente dei settori della società che sembrano scollegati, mentre in realtà sono tutti progettati a fini di controllo. Quando si guarda indietro a Babilonia e alla sua religione, si scopre che ciò che chiamiamo cristianesimo non è altro che la religione di Babilonia trapiantata a Roma, come ho già detto. Il giudaismo, a livello base, fu fatto emergere e fu scritto dopo la cattività a Babilonia. Prestare alla gente del denaro inesistente e farsi corrispondere un interesse esisteva già in Babilonia. La forma di governo, centralizzazione del potere con le sue dittature che governano dall'alto verso il basso a Babilonia. Le società segrete,
Tutte le varie società segrete, coi loro pavimenti bianchi e neri e le loro strette di mano segrete, vengono da Babilonia e da altre parti del mondo. Lo stesso dicasi per quelli che oggi chiamiamo i riti satanici. Oggi la gente non si fa problemi per il fatto che a quei tempi venissero sacrificati esseri umani in quei rituali grotteschi. Sacrificavano bambini e giovani vergini. Oh sì, l'ho letto! Non è terribile? Ho appena cominciato a cercare di far capire alla gente che quella pratica non si è mai arrestata all'interno di queste stirpi e che esse la applicano ancora oggi. Ora, se voi siete capaci di sacrificare ritualmente un bambino terrorizzato, avrete forse compassione per 3.000 persone che muoiono l'11 settembre solo per far avanzare il vostro piano? Non avrete nessuna compassione, quindi le vostre azioni non avranno alcuna conseguenza emotiva e allora va bene tutto. Ecco con che cosa abbiamo a che fare. Tutte queste aree della società, se risalite verso le persone che stanno all'apice della piramide, trovate i successori di Babilonia. Le dinastie e le società segrete, come ho già detto, hanno un linguaggio segreto simbolico che si tramanda attraverso i secoli e che ancora oggi è in uso. I vari simboli della massoneria e delle società segrete risalgono a Babilonia. A proposito di questo, quella è l'origine della cravatta, dai rituali delle società segrete. Oh, non sei vestito bene oggi, mettiti la cravatta. Non mi interessa, fallo. Ecco, bravo, così va bene. Ecco da dove è venuta. In tutto il mondo, i paesi in via di sviluppo, che avevano abiti nazionali di una determinata foggia e un loro stile di abbigliamento, sono stati indottrinati all'uso occidentale. Questo è il grande stile occidentale. Metti questo intorno al collo e ti sentirai meglio. È venuto tutto da lì. E ancora, cose come il pavimento del tempio massonico, a scacchi bianchi e neri. Se osservate i pavimenti delle cattedrali, noterete che hanno pavimenti a scacchi bianchi e neri. E una delle ragioni di questo è che furono largamente costruite su progetto e con fondi dei cavalieri templari, che stavano dietro alla costruzione delle grandi cattedrali. Inoltre, furono costruite secondo leggi esoteriche. Ecco perché trovate tutti quei codici matematici nelle cattedrali più importanti. E la polizia? Che caso! Ci sono tanti modi di disegnare un cappello, ma guarda caso il loro è a scacchi bianchi e neri. E questo lo vedete in tutto il mondo, nella polizia americana e nel resto del mondo. Per dirci, e che vuol dire? Sto per caso suggerendo che la polizia abbia a che fare con le società segrete? Me ne guarderei bene, non mi sognerei mai di farlo, mai. Non ho capito da dove viene quella dannata giacca fosforescente. Ah sì, gli illuminati. Ora, questa religione che rivela così tanto della società di oggi, sia dei suoi simboli che delle organizzazioni religiose esistenti, bisogna capire la Trinità babilonese. Avevano una Trinità costituita da un Dio onnipotente o Dio padre denominato Nimrod, una femmina di nome Regina Semiramide, conosciuta anche come Ishtar o Istar, e un figlio, nato da una vergine a Babilonia 1000 anni prima del cristianesimo, di nome Tammuz. Aveva anche altri nomi, ma per semplificare lo chiameremo Tammuz. Quindi Nimrod, la Regina Semiramide e Tammuz sono continuamente intorno a noi oggi. Questo è Nimrod, o una delle sue rappresentazioni simboliche. Era il dio padre che, secondo tutte le storie babilonesi, sposò Semiramide. E alla sua morte si dice sia salito al cielo per diventare parte del sole e del dio sole, Baal. Era simboleggiato in molti modi. Il sole era un grande simbolo di Nimrod e il simbolismo solare si ritrova di continuo. Questa è l'antica società egizia. Questo è nello Sri Lanka, ancora il sole. Questo è a Roma, ancora il sole.
Il leone, il re della giungla, il re del sistema solare, la criniera simboleggia il levarsi del sole. E naturalmente in tutta la dinastia reale britannica si ritrova il simbolo del leone, che simboleggia il sole e altre cose per queste persone, anche se per noi non è così. Sulla parete laterale di questa loggia massonica di Boston, di cui vi ho appena parlato, ecco ancora il sole, illuminazione, illuminati. Bene, un altro dei modi in cui era rappresentato Nimrod come un dio chiamato Dagon, il dio pesce. Ecco come i babilonesi rappresentavano simbolicamente Nimrod nella sua forma di dio pesce. Che coincidenza! Guardate che coincidenza! E naturalmente la Chiesa di Babilonia, spostandosi a Roma, aveva portato con sé il simbolismo di Babilonia. Ecco perché i giorni sacri alla cristianità sono identici, anche se hanno nomi diversi rispetto a quelli sacri a Babilonia. Guardate, ha tirato le cuoia e aveva addosso anche lui uno di quei cappelli. Il pesce se l'è preso, anche il corpo sembra un dannato pesce. Così esiste Nimrod per un tipo di aeromobile. Non è un caso, questi nomi vengono scelti con cognizione di causa. Nimrod condivideva il suo simbolismo con Osiride, simboleggiato allo stesso modo nell'antico Egitto. Così si raccontava la storia di Osiride, che era stato ucciso dalle forze dell'oscurità. Ma poi sua moglie, la vergine Iside, era riuscita a ritrovare tutte le parti di Osiride, eccetto il pene. Ora, se voi andate a Babilonia, trovate esattamente la stessa storia riferita alla regina Semiramide e a Nimrod. Infatti la simbologia era identica, proveniva dalla stessa fonte e si è poi tramandata nella storia nel modo che ora stiamo descrivendo. Così arriviamo alla regina Semiramide. Questa è una parte interessante della simbologia vigente nella nostra società, in particolare in quella americana. Di lei si diceva che fosse giunta dalla Luna, all'interno di un uovo. E questo caratterizza molto Ishtar, come vi dirò più avanti. Questa è la ricostruzione della porta di Semiramide, Ishtar, a Babilonia. Ma la regina Semiramide era lo specchio di Iside e in molti sensi anche lo specchio di colei che poi divenne nota col nome di Madre Maria, in termini di ciò che si diceva di lei. Questo è un bassorilievo originale babilonese che il British Museum ha cercato di acquistare e non so se poi ci siano riusciti. È la dea Semiramide Ishtar e ai suoi lati ci sono le civette, che sono parte integrante della sua simbologia. E prima di giungere alla nostra prima pausa, il significato di questo vi diventerà molto chiaro. A Babilonia si diceva che la regina Semiramide fosse una madre vergine che era stata fecondata dal levar del sole, cioè dallo spirito di Nimrod dopo la sua morte, affinché lei potesse restare vergine pur dando alla luce il figlio Tammuz, il che rispecchia la storia di Gesù, che sarebbe venuto molto più tardi. La chiamavano la regina dei cieli, e allo stesso modo chiamarono Maria, e lo fanno ancora oggi, quando la chiesa di Babilonia fu trapiantata a Roma. Ecco come i babilonesi simboleggiavano Ishtar, Ishtar, Semiramide, con Tammuz. Credo di aver già visto altrove questa immagine. Si tratta della Madonna e di Gesù in una chiesa ai giorni nostri. Questi sono Iside e Horus in Egitto. Questa è la rappresentazione della Madonna che troviamo in una chiesa dell'isola di Wight. State osservando la stessa storia che si ripete, proveniente dalla stessa fonte. Hanno fatto questo. Ci sono tutte queste religioni e loro sanno che hanno un nucleo centrale simbolico, non letterale. Poi c'è il culto esteriore, dove viene detto alla gente di prendere alla lettera il simbolismo esoterico. E loro creano delle religioni prigione per incarcerare la mente della gente e interrompere ogni forma di ulteriore evoluzione.
E questa è la Madonna Nera. Ci serve per arrivare a una piccola conclusione mentre portiamo avanti il discorso. Gli Illuminati infatti fanno questo. Trasformano tutto in simboli e poi invertono la simbologia. Quindi se per noi qualcosa è bianco, loro lo simboleggiano nero e viceversa. Il classico simbolo satanico è il pentacolo e loro lo capovolgono in modo che la punta sia orientata verso il basso per simboleggiare la negatività. Invertono la simbologia, come vedremo mano a mano che procediamo. Questa è la loggia madre della massoneria di Londra. È da questa base che la massoneria è stata lanciata nelle nuove Americhe, nelle colonie, mediante persone come Beniamino Franklin. E che incredibile coincidenza! L'hanno eretta a Great Queen Street, a Londra, via della Grande Regina. Come chiamavano Semiramide a Babilonia? La Grande Regina. Via della Grande Regina. Allora, ci danno una storia di copertura e vogliono farci credere che la Virginia abbia preso il nome della Regina Vergine, Elisabetta I. Beh, innanzitutto, la Regina Elisabetta I non era più vergine della cantante Madonna, quindi questo non c'entra. Secondo, Virginia, la Regina Vergine, Semiramide, Ishtar di Babilonia. Questa immagine mostra la rappresentazione simbolica di Semiramide a Babilonia. Si tratta di un'antica moneta. Mi sembra di averla vista da qualche parte. Mi chiedo dove. La statua della libertà, simbologia inversa. La statua del controllo simbolico fu donata alla città di New York dai framassoni francesi di Parigi, che sapevano bene cosa simboleggiava. Semiramide e di più, come vi dirò fra poco. Questa è la dea della Repubblica francese, perché le famiglie fuoriuscite da Babilonia risalirono in Europa stanziandosi in ciò che poi divenne la Francia, portando naturalmente con sé quella simbologia. Quindi alla dea della Repubblica francese fu assegnata la stessa simbologia di Semiramide che fu data alla cosiddetta dea dell'America, la Statua della Libertà. La dea dello Stato della Colombia, il centro del controllo del potere politico in America, ecco che ritroviamo ancora una volta la simbologia di Semiramide. Colombia, da dove viene questo nome? E da dove veniva il nome di Colombo, poiché quello non era il suo vero cognome? Ai tempi di Babilonia rappresentavano la regina Semiramide col simbolo di una colomba e quando si trasferirono a Roma, la adorarono sotto il nome di Venere Colomba. Apparently in French today the word Columba, or worse to that effect, I'm crap at foreign languages, means dove. Quindi Cristoforo Colombo fu colui che portò nel nuovo mondo il ramo d'ulivo e la nuova frontiera degli Illuminati. Quindi abbiamo il distretto della Columbia, il centro del governo. Poi c'è la British Columbia a ovest del Canada. Poi c'è la Columbia Pictures, col simbolismo della donna che regge la torcia accesa. Il simbolo della torcia accesa si chiarirà fra un attimo. La Columbia University, da dove molte persone emergono dopo aver ricevuto un indottrinamento riguardo al piano. La CBS, Columbia Broadcasting, e quell'occhio diventerà molto significativo per voi fra pochissimo. Questa immagine è sulla carta intestata del Supremo Consiglio della Framassoneria Britannica. La Colomba, Semiramide, Babilonia. Su questi scettri, che la regina regge in mano durante la cerimonia, trovate i Cavalieri di Malta e la Colomba. Semiramide. E sapete, oggi ci sono ancora persone che, quasi da non credere, indietreggiano davanti alla regina per non darle le spalle. Voglio dire, sono certo di aver visto bene la data sul giornale stamattina. Diceva che siamo nel 2006. Non mi rendo conto. Comunque, quando Nimrod morì, a Babilonia fu deciso che da quel momento in poi lo avrebbero simboleggiato con una fiamma o torcia accesa. E accadde lo stesso alla morte di suo figlio.
ma incidentalmente si diceva che Tammuz fosse la reincarnazione di Nimrod attraverso il parto di una vergine. Pertanto si diceva che il padre e il figlio erano uno, ed è qui che il cristianesimo ha desunto il concetto. Quella è la regina Semiramide, nel porto di New York, che regge la fiamma di Nimrod. È tutta simbologia babilonese. E questa, in un'isoletta sulla Senna a Parigi, proprio nei pressi del luogo in cui Diana è stata uccisa, è un altro specchio simbolico della Statua della Libertà, perché rappresenta Semiramide che si eleva al di là della Francia e degli imperi fino a toccare l'America. Questo è il fondale, la mano nascosta dietro la quale il film la protegge dalla vista. Nella Plaza di Lei, dove hanno ucciso Kennedy, proprio là dietro, su un prato erboso, il rito scozzese della framassoneria ha deposto un obelisco, ancora il simbolismo delle società segrete, ponendo al suo apice una torcia accesa. Noi l'abbiamo ucciso, noi ve lo stiamo mostrando, ma voi non riuscite a vederlo, non è vero? E quando l'hanno seppellito nel cimitero di Arlington, hanno posto sulla tomba la fiamma eterna, la torcia accesa, la fiamma di Nimrod, degli Illuminati. Sopra il ponte dell'Alma, dove è morta Diana e dove la gente va a manifestare il proprio cordoglio, è stata collocata una massiccia fiamma che rappresenta la replica esatta di quella della Statua della Libertà di New York. Inoltre, Nimrod era rappresentato simbolicamente a Babilonia dall'immagine di una candela e da una fiamma che si ritrova attraverso tutte le religioni e il satanismo. Giungiamo così a Tammuz e Gesù e Horus, che sono come Nimrod e Osiride, Maria e Iside, e così via. Queste sono le differenze tra Horus e Gesù. Sono differenze fantastiche. Gesù era la luce del mondo, e così lo era Horus. Gesù disse di essere la via, la verità e la vita, e Horus disse di essere la verità e la vita. Gesù nacque a Betlemme, la casa del pane, e Horus nacque a Annu, il posto del pane. Gesù era il buon pastore, e così lo era Horus. I sette pescatori a bordo della barca di Gesù e i sette uomini a bordo della barca di Horus. Gesù era l'agnello, e così Horus. Entrambi erano rappresentati da una croce, entrambi furono battezzati a 30 anni. Gesù era figlio della Vergine Maria, mentre Horus era il figlio della Vergine Iside. Entrambe le loro nascite furono segnate da una cometa. Gesù fu il maestro bambino del Tempio e lo stesso fu Horus. Gesù ebbe 12 discepoli, Horus ebbe 12 seguaci. Sia Gesù che Horus erano la stella del mattino. A proposito, pensate che fra loro due ci possa essere un collegamento? Conoscenza esoterica avanzata, religione prigione. È reale, è rituale, accettatelo, altrimenti non andrete in paradiso. E questa è la storia che si è tramandata nei secoli. Questo è Mitra, che veniva adorato dai Romani e da altri popoli, proprio prima che emergesse Gesù come suo successore. Era nato il 25 dicembre, morì per salvarci dal peccato, era il buon pastore, era la vite, sempre la stessa vecchia storia ripetuta nei secoli. Gesù luce del mondo, sì, perché anche Gesù come Mitra e gli altri simboleggiava il sole, che è la luce del mondo. Loro facevano questo, usavano questo simbolo con una croce nel mezzo. Al momento del solstizio d'inverno dicevano che il sole in cielo era nato o rinato, o meglio aveva iniziato il suo ciclo verso il solstizio d'estate. Poi lo facevano ruotare e lo seguivano nel suo ciclo, raffigurandolo come la vita di un uomo. Nasceva intorno al solstizio d'inverno, intorno a quello che ora noi chiamiamo il 25 dicembre, e diventava progressivamente più forte. Poi, quando giungeva all'apice del suo potere nel solstizio d'estate, lo rappresentavano come un uomo estremamente forte, dai lunghi capelli biondi, che simboleggiavano i potenti raggi del sole in quel periodo dell'anno. Poi, mano a mano che scendeva nella casa della Vergine, era rappresentato con i capelli tagliati, perché la potenza del sole cominciava a declinare e lui perdeva la sua forza.
Infine, quando tornava nel punto del solstizio d'inverno, veniva rappresentato come un vecchio stanco che stava per chiudere il suo ciclo di vita, proprio mentre il sole raggiungeva il suo punto minimo di intensità nell'emisfero settentrionale. Tre giorni dopo, in quello che per noi è diventato il 25 dicembre, si diceva che il sole fosse rinato e il ciclo ricominciava. Ecco perché la nascita di questi dei solari, come lo era Mitra, veniva invariabilmente collocata alla data che poi è diventata il nostro 25 dicembre. E naturalmente la storia dei lunghi capelli dorati che venivano tagliati e che facevano perdere la forza è quella di Sam San, San Sone, cioè Sam il Sole. Il codice esoterico. Sansone era un uomo in carne ed ossa. Ecco come ci riuscivano, ecco come hanno fatto. Quel simbolo, un cerchio con la croce, si trova ovunque. È un simbolo importante degli Illuminati. Questo si trova nella piazza intorno all'Hotel Ritz, dal quale uscì Diana per andare a morire, e rappresenta il Re Sole francese. Quella è l'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, una consociata interamente controllata dagli Illuminati, da loro fondata per centralizzare il potere militare. Ci sono la croce e il cerchio, poi c'è la CIA, la croce contornata dal sole. Questo nella città di Londra, di fronte alla cattedrale di St. Paul. Ci sono il sole nero, simbologia inversa, e naturalmente tutti i segni astrologici che lo contornano. E quella faccia intendeva essere una rappresentazione di Winston Churchill. Appropriato, qualcuno potrebbe dire. Perfino le planimetrie delle maggiori città degli Illuminati contengono una simbologia. Non lo fanno per divertimento, ma perché fa qualcosa al campo energetico e quindi influenza le persone che ci vivono dentro. Questo è l'epicentro di un'importantissima città degli Illuminati, Parigi, con l'Arco di Trionfo al centro, e da quel centro si dipartono 12 strade, naturalmente sono 12, le hanno progettate apposta. E in questo esempio, dall'alto, hanno perfino rappresentato il sorgere del sole sul selciato. Intorno c'è il cerchio, attraversato dalla croce dell'Arco di Trionfo. Mettono i loro simboli dappertutto. Parlando di questo uomo diventato ancora più famoso, Leonardo da Vinci, dipinse questo famoso quadro con Gesù. Leonardo era un iniziato all'esoterismo di alto livello, dove riprodusse il simbolo di cui vi ho appena parlato. C'è Gesù al centro con un alone. Vi mostrerò fra un attimo cosa facevano gli antichi, che per rappresentare un dio sole dipingevano un alone intorno al suo capo. Da Vinci ha suddiviso 12 discepoli in 4 gruppi di 3, le 4 stagioni, i 12 mesi dell'anno, eccetera, e i segni astrologici esoterici. Ecco qui lo stesso quadro, situato all'ingresso di quel tempio massonico dove mi ero seduto sul trono, perché essi capiscono il reale significato dell'opera e non ha niente a che fare con Gesù. Questo è il dio sole, Baal, rappresentato su una colonna con un alone intorno al capo per mostrare che si trattava di una divinità solare. Ancora si parla di fenici e di fonetica. Per gli illuminati il suono di una parola è molto più importante della sua ortografia. Quindi una parola come Bel può simboleggiare Baal, il dio solare. Un altro oggetto che ancora oggi simboleggia queste divinità solari è il sole che sorge, riferito a Nimrod, Tammuz, Horus e altri personaggi. Cristo è risorto. Sì, proprio come il sole sorge ogni giorno. Ecco da dove proviene tutto questo e ciò che vi vorrei suggerire. La fenice, emblema del sole che sorge. La casa del sole nascente è un simbolo che si incontra spesso e tutto fondamentalmente riprende il medesimo tema. George Washington, alto rappresentante della massoneria e della stirpe aristocratica, possedeva una famosa sedia solare che rappresentava il sole mentre si affaccia all'orizzonte, Horus e Tammuz, e questo tema ricorrente in tale divinità.
In quel tempio di Boston troviamo il sole che sorge. Troviamo il sole nascente anche su molti sigilli degli Stati americani, perché ha un significato per gli iniziati delle società segrete che l'hanno creato. Questo invece è Downing Street. Non mi ero affatto reso conto, finché non l'ho vista in questo ingrandimento, che Downing Street in effetti ha il sole nascente. Credevo che fosse solo quello che si vede, ma in realtà è proprio questo, un sole nascente che simboleggia questo tema ricorrente delle società segrete. Noi siamo i proprietari di questo posto. Ve lo mostriamo, ma voi non siete in grado di vederlo. E che coincidenza che nella NBC, di proprietà degli Illuminati americani, ci sia la stessa cosa. Perché sono proprietari dei media, quindi possono somministrarci quella falsa realtà che ci fa creare, come dirò meglio alla fine della conferenza, una falsa esperienza. Questa è la Chiesa Mormone, che, come ho detto, è una consociata interamente controllata dagli Illuminati, e troviamo dappertutto nei loro templi il simbolo del sole nascente. I Gesuiti, il sole nascente, questo ramo estremamente importante degli Illuminati che è collegato alla Chiesa di Roma. Sempre il sole, l'illuminazione. Uno dei rami più famosi degli Illuminati è il cosiddetto ramo bavarese, che fu fondato, almeno a livello palese, da Adam Weishaupt, che fu educato dai Gesuiti, un'organizzazione fondata da Ignazio di Loyola. Costoro usavano chiamarsi gli Illuminati. Sembra proprio un dato interessante, perché anche Clinton fu educato in ambiente gesuita, come anche Mugabe, Pierre Trudeau, un orrendo satanista e perpetratore di abusi sulle persone, William Bennett, idem in America, William Casey, il capo della CIA, John Kerry, che fu in lizza contro un iniziato appartenente alla stessa società segreta durante l'ultima campagna elettorale, Bush. Tutti educati all'interno di questo ramo gesuita, un ramo molto importante degli Illuminati. Ciò di cui vi parlo in questa prima sezione, per riassumere questo, stavo per dire LP, ora non li fanno più, sono dei CD, dei Rolling Stones. Bridges to Babylon. Questo è il luogo da cui questa rete è venuta e si sta diffondendo globalmente, e questo è il piano segreto che sta mandando avanti. Anche il Natale può essere ricondotto a Babilonia, ma non mi dilungherò molto su questo ora, perché c'è molto altro da sviluppare. Comunque anche questo è simbolismo babilonese, e in ogni caso Santa è un anagramma di Satana. Un'altra cosa che fecero è rappresentare Nimrod da morto come un tronco d'albero rinsecchito. E la notte prima di quello che noi chiamiamo Natale, e il giorno successivo, lui cresceva fino a formare un enorme albero sempreverde con dei doni appesi ai rami. Lo Yule, il tronchetto dei bambini, risale a Babilonia. Ishtar disse di essere giunta sulla terra dentro un uovo, ecco perché abbiamo l'uovo di Pasqua, l'uovo di Ishtar. Inoltre si diceva che Tammuz amasse molto i conigli, ed ecco perché abbiamo i coniglietti pasquali. Tutta la nostra cultura tradizionale si basa su queste cose. Avevano cose come i crossbones. Si diceva che Tammuz fosse stato ucciso da un maiale selvatico, quindi ogni anno ricordavano simbolicamente la sua morte mangiando del maiale. È da lì che proviene il prosciutto pasquale, che in America è più diffusa. Il periodo della Quaresima è uno specchio di ciò che accadde in Babilonia in rapporto a Tammuz. Si ritrova questo tema ricorrente ovunque. Poi ci sono questi altri codici segreti, il teschio e le ossa. I templari furono accusati di usare teschi e ossa nelle loro cerimonie quando furono attaccati e in apparenza rimossi, ma solo a livello palese, nel 1307 da Filippo il Giusto. In rapporto a questa simbologia del teschio e delle ossa negli Illuminati, la più famosa società segreta d'America è denominata Società del Teschio e delle Ossa. Ci sono stato. È un luogo orribile e sanguinario, situato di fronte all'Università di Yale. E chi sono degli iniziati delle società del teschio e delle ossa? George Bush, padre, che ha generato Boy George Bush. L'ultima elezione. Ogni volta ci sono alcune centinaia di membri viventi della società del teschio e delle ossa. In America, come ho detto, ci sono quasi 300 milioni di persone. Durante le ultime elezioni, e statisticamente c'erano i numeri, abbiamo avuto due candidati della società del teschio e delle ossa in lizza l'uno contro l'altro per le elezioni presidenziali. Perché? Perché era stabilito che accadesse.
E all'unico giornalista televisivo che gli fece una domanda sulla società del teschio e delle ossa, Bush rispose davanti alle telecamere: è troppo segreta per poterne parlare. Non sto scherzando. E l'intervistatore passò alla domanda successiva. Voglio dire, mi scusi, cosa significa che è troppo segreta per parlarne? Lei è il presidente, no? Oh no, come stanno i suoi figli? Ma insomma, ecco come funziona. Ecco, questa è carina. Votate per noi. Voglio dire, per me, sono solo aspetti differenti della stessa cosa. Cosa abbiamo qui? È lo stesso. Guardate, la stessa cosa. Questo è un... La simbologia degli Illuminati risale molto indietro nel mondo antico. L'occhio che tutto vede, all'apice della piramide, è staccato dal resto della struttura e simboleggia il potere che controlla il resto della piramide, come ho già spiegato. Lo trovate dappertutto. Vediamo che cosa dicono le parole. Egli favorisce le nostre imprese. Nuovo ordine mondiale. La frase nuovo ordine mondiale esprime uno dei concetti fondamentali di tutta questa cospirazione. Lo troviamo nella pubblicità delle imprese di cui sono proprietarie le famiglie di Illuminati, eccetera. Quando di recente il Pentagono ha deciso di creare un ufficio per lo sviluppo della consapevolezza sull'informazione, per poter propinare ancora più disinformazione al pubblico, ha scelto per l'ufficio proprio questo simbolo, preso direttamente dal tecnigrafo degli Illuminati. I servizi segreti del Regno Unito. Sono proprio a due passi da qui. Non sono sicuro dalla parte relativa alla intelligence, ma ecco qui. M-I-V, M-I-5, Intelligence Militare 5. Vedete, c'è un occhio in cima alla piramide e quei gigli sulla corona rappresentano il simbolo della stirpe merovingia. Le società segrete sono collegate alle agenzie di intelligence che fanno parte della rete. E questo spiega perché forniscono le prove relative alle guerre che gli Illuminati vogliono combattere, quando poi scopriamo che non costituivano affatto delle prove. Ecco qui, piramide con l'apice mancante, MI6. Questa è Dealey Plaza, dove hanno assassinato Kennedy. La cartina mostra nuovamente una piramide a cui manca l'apice. E fin dall'inizio questa è stata un'area importante a Dallas. Era il sito della prima loggia massonica di Dallas. Quel fiume lassù in alto si chiama Trinity River, ancora una volta la Trinità, Semiramide, Nimrod, Tammuz. CBS, Columbia Broadcasting e il suo occhio sullo schermo, continuamente, l'occhio che vede tutto. Quello è un tempio mormone, occhio che tutto vede. Poi tornano il simbolo dell'obelisco e del campanile della chiesa. Questo è il simbolo fallico che Iside o Semiramide non riuscì a trovare di Nimrod o Osiride e in un certo senso simboleggia la stirpe e lo si trova ovunque. Quello è il memoriale massonico di George Washington, ricompare il simbolo fallico. Il più grande simbolo fallico del mondo si trova a Washington, nel Washington Memorial. Dico il più grande obelisco perché non è il più grande pisello del mondo. Lui sta solo qua giù in una piccola casa bianca, sapete? Non c'è problema. Allora, ve ne parlerò ancora questo pomeriggio. Solo perché due persone lottano fra loro non significa che non siano dalla stessa parte. In apparenza i nazisti combatterono contro gli antinazisti nella Seconda Guerra Mondiale, ma erano collegati allo stesso gruppo, perché la guerra portò degli enormi cambiamenti globali e quello era proprio il motivo per cui era stata progettata. Così vediamo che i nazisti, ha proprio tutto l'armamentario questo tizio, ecco dunque il simbolo dei Cavalieri di Malta, ecco il teschio e le ossa, ecco la svastica ed ecco l'aquila che nella simbologia aveva sostituito la fenice fra gli illuminati di altri paesi, come l'America. Inoltre la simbologia significa qualcosa. Quando ho parlato della conoscenza, del sapere, dicendo che era controllato e che era differente da come noi pensavamo, brevemente, quando sono andato in America per la prima volta, negli edifici federali e nei tribunali vedevo sempre delle bandiere con attaccate delle frange e mi chiedevo, ma perché? Le bandiere non sono mai circondate da frange. In seguito ho capito cosa significa. Moltissimi anni fa esisteva, ed esiste ancora oggi, un codice delle bandiere. Risale all'epoca in cui c'era molto commercio navale, che stabiliva che quando si sale a bordo di una nave,
e si vede la bandiera che garrisce, si entra sotto la giurisdizione di quella bandiera, qualunque sia il paese a cui appartiene. Allora poi cosa hanno fatto? Hanno portato questo codice sulla terraferma e hanno cominciato a mettere la frangia dorata intorno alle bandiere di tribunali, edifici federali e scuole americane. Quindi voi mi chiedete cosa rappresenta quella frangia dorata? Rappresenta la disciplina marittima britannica che in America va sotto il nome di codice o diritto commerciale uniforme, valido per le contrattazioni, e noi contrattiamo con quella che in realtà è un'impresa vera e propria, ma senza saperlo. Quando ottenete la patente di guida in America, siete in contrattazione con la società che opera a Washington D.C. e che è costituita da un'impresa privata, non state contrattando con il governo americano. Essa opera sotto il codice commerciale uniforme ed è per questo che mette la frangia dorata intorno a ogni bandiera esposta in ogni edificio che ne rappresenta il potere. In ogni tribunale in America vedrete che dietro al giudice c'è sempre una bandiera bordata da una frangia dorata e gli imputati pensano di essere stati messi sotto accusa in base alla Costituzione americana. Invece no, sono processati in base al diritto dei contratti. Il giudice può fare esattamente ciò che più gli piace, perché quando si entra in tribunale si entra in contrattazione con lui, semplicemente in virtù del fatto che si è all'interno del tribunale. La gente non lo sa, ma è così. È interessante, quando i soldati in Iraq delle forze armate degli Stati Uniti d'America portano una bandiera circondata da una frangia dorata. Loro non rappresentano il popolo americano, bensì una società che ha sede a Washington D.C. E non solo, si è in presenza di un simbolismo inverso. Le stelline sono collocate sul lato opposto della bandiera. È sbagliato, non è vero? Sì, lo è, non ti preoccupare, di certo c'è una spiegazione. Certo che c'è. Fra poco faremo una pausa, ma voglio prima mostrarvi anche questo, prima di arrivare ai giorni nostri per trattare i temi di attualità. All'interno della loggia madre della framassoneria di Londra troviamo un pentacolo rovesciato con la punta rivolta verso il basso. Questa figura si trova anche nelle strade di molte città, tutt'altro che per caso. Continuiamo a ritornare alla Chiesa mormone e vi dico questo: la piramide compartimentalizzata, tenete la gente nella cacca e date loro in pasto fandonie, teneteli all'oscuro e dategli in pasto fandonie. Ebbene, la stragrande maggioranza dei mormoni, che pure io rispetto, non ha la minima idea di cosa sia realmente la Chiesa mormone. In realtà il suo nucleo centrale è costituito da un culto rituale satanico che va oltre la conoscenza della stragrande maggioranza dei suoi membri. Questo spiega la presenza di questi simboli classici ovunque nell'ambito della Chiesa mormone. Il pentacolo rovesciato che si trova nel satanismo è ovunque nel Tempio di Salt Lake City. Questa è la cartina di Washington D.C. Come vedete ci sono la Casa Bianca e l'edificio del Campidoglio e le strade che si dipartono da essi creano un pentacolo rovesciato. Un altro modo che usano per rappresentare la negatività è prendere un simbolo equilibrato per poi distorcerlo, per creare disequilibrio. Il disequilibrio è proprio la qualità che ricercano. E se andate al centro di questa strada, credo sia la 16ª strada, dalla Casa Bianca, attraverso questo pentacolo fatto di strade, qui a un certo punto trovate un edificio molto inusuale a Washington, di cui vi parlerò fra un secondo, ho appena dimenticato di dirvelo. Il centro del pentacolo è un pentagono e questo è il motivo per cui abbiamo un centro di potere militare in un edificio a forma di pentagono che porta anche quel nome. Dicevamo, a metà di quella strada troviamo questo edificio, che sembra apparso dall'Egitto o da un mondo antico, con al suo esterno una sorta di simbologia della Sfinge. Si tratta del quartier generale supremo del 33° grado della framassoneria di rito scozzese. E dietro quelle colonne, è splendente quando lo vedete dal vivo, queste foto le ho fatte io, si intravede il sole nascente sull'orizzonte.
Il simbolo classico, reiterato e secolare delle società segrete degli Illuminati, proprio a due passi dalla Casa Bianca. E i framassoni vi diranno: oh no, siamo diventati framassoni solo nel 1600-1700, quando abbiamo incorporato le leggi massoniche. Ma per favore, perfino loro non ci credono. Questo è un dipinto contenuto in quella loggia massonica di Boston che mostra come facciano risalire le loro origini al mondo antico per giungere fino ai giorni nostri. E l'iscrizione sottostante recita: dall'amico all'amico, dai secoli del passato ai secoli a venire. Proprio così. I Rosa Croce. Ecco di nuovo l'antica simbologia dell'Egitto. Qui è da dove proviene. Questo è il Campidoglio di Washington DC, che apparentemente è un edificio politico, ma in realtà si tratta del tempio di una rete di società segrete. Non è affatto un edificio dove si fa politica. E si basa su questo, sulla cattedrale di St. Paul, che in moltissimi sensi si trova nel cuore di un grosso epicentro di manipolazione globale, la città di Londra. Prese il nome di Collina del Campidoglio, Capitol Hill, perché quando gli Illuminati erano a Roma, avevano un luogo sacro chiamato Collina Capitolina, dove era situato un tempio. Madeleine Albright è andata a visitarlo quando è diventata segretario di Stato durante la presidenza Clinton. Ecco la provenienza. Tutto è storico e viene tramandato immutato nei secoli. Ora, finiamo questo prima di fare una pausa. Il satanismo, l'abuso infantile e il controllo della mente fanno tutti parte del medesimo attacco concertato e degli stessi temi rituali che si tramandano attraverso i secoli. Come ho detto, se osservate queste persone alla CNN e alla BBC, mentre indossano i loro abiti scuri e hanno addosso elaborati gioielli e corone, eccetera, si atteggiano a colonne della società. Mi esprimo molto bene, sai? Porto tutti i gioielli giusti e i vestiti giusti, sai? Ma se vedete cosa fanno dietro le quinte, vi verrebbe la nausea. Ho parlato con persone di ogni parte del mondo, in innumerevoli paesi. Gente che a quell'epoca aveva figli piccoli, che avevano subito gli orrori di queste persone. Così quando mi dicono: oh, non avrebbero mai ucciso i loro concittadini l'11 settembre, oh, non avrebbero mai voluto uccidere tutti quei bambini in Iraq, mi viene da ridere. Loro si divertono a farlo. Per loro è un rituale. Una delle cose che ho scoperto su queste persone, vi dirò di più in seguito se me ne resta il tempo, è che parlano attraverso gli occhi. Sono persone dal sorriso falso e con false emozioni. E non importa che espressione abbia il loro viso, anche se mostrano un grande sorriso, i loro occhi non cambiano mai. Sono sempre fissi e freddi. A chi starò pensando? Un esempio di questo è un luogo chiamato Bohemian Grove, in America. Si trova a circa 75 miglia a nord di San Francisco. Questo è il luogo dove ogni anno l'elite si ritrova, di solito una settimana o 10 giorni durante il mese di luglio, per riposarsi dalle fatiche del mondo. Dietro quegli alberi, il luogo si chiama Russian River, ora non c'è molta acqua perché è estate, ma apparentemente scorre impetuoso durante l'inverno. Dietro quegli alberi, dicevo, ci sono 2700 acri di foresta di sequoie, detta Bohemian Grove, dove vengono molte di queste persone. Ma la vera azione si svolge in piccoli gruppi, ripeto, compartimentalizzati e isolati, ed è diventata una meta per i ricercatori, rimanendo sempre più esposta, particolarmente su internet, perché i ricercatori sono riusciti a capire cosa sta succedendo lì. Questa foto è stata fatta nel 1957. Quell'uomo in piedi è Glenn Seaborg, che ha fatto al mondo lo splendido dono del plutonio. Nel 1957, a lato di lui a Bohemian Grove, questo centro satanico, ci vanno tutti. Oh no, no, è compartimentalizzato. Vediamo seduti Tricky Dicky, che 3 anni dopo avrebbe sfidato Kennedy nell'elezione del 1960. E da quest'altra parte lo zio Ron, che all'epoca recitava in film di serie B, montando e smontando da cavallo. Entrambi membri di Bohemian Grove, entrambi con retroterra molto diversi, entrambi divenuti presidenti degli Stati Uniti, perché sono selezionati, non eletti. E se guardiamo a fondo, scopriremo che lo stesso vale per i primi ministri britannici,
Possono esserci delle eccezioni, ma non sono molte. Una delle cose che venerano a Bohemian Grove è una civetta di pietra alta 13 metri. Queste sono le persone che attualmente stanno governando il nostro mondo. Questa immagine è stata ripresa col teleobiettivo da un giornalista, un tizio di nome Alex Jones, un americano del Texas. È entrato a Bohemian Grove con una telecamera nascosta in una borsa. L'immagine è un po' mossa, ma il sonoro è ottimo. Credo che si possa vedere l'intero video su internet sul suo sito www.infowars.com. Ciò che abbiamo visto confermava ciò che ci avevano detto che succedeva lì prima che ci fossero le prove filmate. Vedete, su questo lato del lago ci sono tutti i frequentatori di Bohemian Grove. Alcuni dei quali pensano che ci sia solo da farsi una grande risata, perché non si rendono conto di cosa stia realmente succedendo, mentre altri lo sanno benissimo. Boy George Bush è arrivato qui un po' più tardi. Quindi sono tutti lì che stanno svolgendo questo rituale di tipo babilonese. E qui c'è una dannata pietra sacrificale. E si vede nel film che fanno fluttuare nell'acqua ciò che chiamiamo l'effigie di un uomo. Non potete vederla in alcun modo perché è troppo lontana, ma c'è. E sono stato informato da persone che erano lì che i sacrifici umani veri e propri avvengono nei gruppi di elite più ristretti. Comunque, trasportano questa effigie di un uomo, la mettono sulla lastra di pietra e poi le danno fuoco durante il rito. E nel momento in cui appiccano il fuoco e si leva la fiamma, si ode un tremendo urlo che fa accapponare la pelle e si diffonde nell'aria e che nel filmato è udibile molto chiaramente. Ora, qui si è verificata una di queste due possibilità: o non era un'effigie, oppure loro si sono spinti fino a registrare uno spaventoso grido di agonia e di terrore da trasmettere durante il rituale. Queste sono le persone che decidono ciò che deve succedere nel nostro mondo. Lo sterminio di persone in Iraq, in Afghanistan e nel resto del mondo, oltre all'imposizione del controllo, alla fabbricazione di povertà e sofferenza per mantenere la gente sotto controllo affinché non disponga del lusso di poter scegliere. Tutto questo significa che, ora che comprendiamo un po' del retroterra di queste persone, loro non sono capaci di empatia. Perciò a loro non importa di quello che accade alla gente in conseguenza delle loro azioni. A loro importa solo di aumentare il controllo. Questo è l'emblema, la civetta di Bohemian Grove. Questa è un'altra versione di Semiramide, Ishtar, conosciuta come Lilith, un altro dei nomi di questa dea babilonese. E naturalmente, come abbiamo già visto in questo bassorilievo originale babilonese, la regina Semiramide è simboleggiata e accompagnata dalla civetta. Che incredibile coincidenza! Quando si traccia una linea intorno alle vie che circondano il complesso architettonico del Congresso in America, si evidenzia molto chiaramente una civetta. Non ho fatto alcun ritocco, questa è una mappa stradale che si può comprare in un qualunque ufficio turistico di Washington, D.C. Questa è la cartina della capitale del paese più potente del mondo. Al centro della civetta, nel ventre della civetta, troviamo l'edificio del Congresso degli Stati Uniti e la civetta si erige su una piramide, simboleggiando così il controllo che è simboleggiato dalla Statua della Libertà e tutto il resto. È qui, davanti ai nostri occhi, ed è massicciamente presente nella topografia urbana di Washington. Parlando di Washington, George Washington, loro hanno deciso che non avevano una statua di George, ne avrebbero fatta realizzare una in Italia. Sicuramente c'era un posto in America dove avrebbero potuto trovare qualcuno che facesse una statua di George, ma comunque. E quando l'hanno fatta arrivare in America e la statua è stata scoperta sul molo, la gente era scioccata. Cosa avete fatto al nostro George? Ha un braccio sollevato, il petto è scoperto, l'altro braccio è in basso, il suo Bill Clinton è coperto da un drappo di stoffa, ma insomma che cosa succede? Per le persone che non conoscono il retroterra è un mistero. Questo è ciò che vediamo sempre. Che cosa succede?
Beh, forse questo ha qualcosa a che fare con la statua. Questa è la rappresentazione classica del, fra virgolette, demonio. La forza satanica adorata dai satanisti. È conosciuta come Baphomet, è una sorta di combinazione delle varie forze sataniche che adorano nei loro rituali, proprio come hanno rappresentato George Washington. Nel linguaggio dei segni, quando dici ti amo, fai questo gesto con il pollice esteso. Questo, senza il pollice esteso, è un classico simbolo satanico. Questa è la spiegazione che ho trovato in un libro. Molti pagani moderni lo usano per simboleggiare il dio con le corna, che i membri aderenti potrebbero usare per riconoscersi a vicenda. In tale contesto, esso è definito come il gesto del dio cornuto, secondo alcuni ha lo scopo di allontanare o di infliggere il malocchio. È anche una rappresentazione del demonio secondo i satanisti. Ecco, volevo proprio sottolineare questo. Il gesto è anche una rappresentazione del demonio secondo i satanisti. E qui lo si vede usato durante un rito satanico. Che sorpresa vedere che questo tizio e quelli come lui lo usino continuamente. Beh, magari si trattava solo di un caso isolato per George Boy. Vi dicono, oh no, quello è semplicemente il gesto dei Texas Longhorn. Sono tutte fandonie. A meno che persone come Berlusconi siano tutte tifose dei Texas Longhorn. Non lo è. Ed è diventato un gesto sempre più diffuso. Ecco che lo fa di nuovo. Ecco ancora George mentre ripete il gesto. E ancora lo ripete. E ancora. E ora qui si rivela il fan club globale dei Texas Longhorn. Berlusconi. Tom Ridge, primo capo di Homeland Security. Dan Quayle, che sta ancora cercando di fare lo spelling della parola patata. E qui c'è un collega di Putin che sta facendo il gesto. Parlando di quest'uomo, sto finendo e faremo una pausa, vi ripeto che parlando di persone che vengono scelte, si può invece dire che non sono minimamente scelte, non vengono affatto scelte qualche giorno, settimana o mese prima. Berlusconi, voglio che ricordiate che ci fu un momento in cui questa rete divenne di pubblico dominio. Brevemente, ma con molta veemenza. All'inizio degli anni Ottanta, quando una nota loggia massonica di Roma, ancora Roma, collegata al Vaticano come lo era, denominata Loggia P2, Propaganda 2, venne alla ribalta e finì con un uomo di nome Roberto Calvi, un banchiere membro della Loggia P2 che fu coinvolto nello scandalo bancario del Vaticano, impiccato sul ponte Blackfriars, non lontanissimo da qui naturalmente. E la polizia di Londra, controllata dalla massoneria, disse che si era trattato di un suicidio. Beh, come c'era riuscito? Non so proprio, comunque. E ora queste persone a Roma, il tribunale apparentemente ora ha stabilito che il caso è chiuso per omicidio, perché sicuramente di questo si è sempre trattato. Comunque, accadde che perquisirono l'abitazione del capo della loggia P2, Licio Gelli, e vi trovarono non solo informazioni sulla P2, ma anche sui Cavalieri Templari, il che naturalmente combaciava come una ragnatela. Inoltre scoprirono che la P2 era suddivisa in varie sezioni. Persone famose nelle aree della politica, della polizia, dell'esercito e del giornalismo, tutte le aree di cui vi ho parlato, e che ciascuno dei vari gruppi aveva un capo, e che loro, i capigruppo, sapevano soltanto chi faceva parte del loro gruppo, ma non avevano idea di chi facesse parte degli altri. I soli a saperlo erano Gelli, che si trovava al vertice, e l'elite che lo circondava. Questo è il modo in cui funziona la piramide. E uno dei membri della P2 all'inizio degli anni Ottanta, Silvio Berlusconi, che poi diventa il Rupert Murdoch italiano, è primo ministro e la figura più influente del paese. Un caso? Sicuramente no. E chi è il suo amico del cuore? Oh, il suo migliore amico, il signor Finte Emozioni, vanno in vacanza insieme. Sono sicuro che vadano molto d'accordo, hanno davvero tanto in comune. E naturalmente, il signor Finto Sorriso e Finte Emozioni e la signora Cherie Blair sono stati educati alla carriera legale intorno a questo tempio. Sono andato a filmarlo e qualcuno è subito corso a dirmi «Non si può filmare niente qui senza avere l'autorizzazione!» E io ho risposto «L'ho appena fatto!» Allora, si è dato molto da fare per dirmi che Tony Blair e Cherie Blair avevano ricevuto la loro formazione proprio a due passi da lì in quell'edificio.
Ero sopraffatto dall'emozione. E concludo subito il discorso su questo perché è molto importante. Tutti siamo a conoscenza degli abusi infantili che si stanno verificando. E ogni tanto vengono alla luce attraverso storie come questa, accaduta nel Galles settentrionale. Ho visitato più di 40 paesi per svolgere ricerche su questo. L'enorme quantità di abusi a danno dei bambini, di riti satanici e di abusi sessuali sui bambini da parte di persone ricche e famose rappresenta un'epidemia mondiale ed è messa a tacere su larghissima scala. Questi bambini vengono sottoposti a incredibili orrori da questi ricchi e famosi. E il metodo per mettere tutto a tacere, incluse tutte le altre cose, è questo. Non è necessario controllare tutti coloro che lavorano per i servizi sociali per far cessare un'inchiesta su ciò che un bambino racconta gli sia stato fatto. Basta controllare un determinato livello dei servizi sociali, che è quello che decide se aprire o meno un'inchiesta. Tutti coloro che sono al di sotto, dimenticatevene, non è successo niente, toglietevi di torno. Lo stesso accade con la polizia. Non è necessario controllare ogni poliziotto per controllare ciò su cui la polizia indaga. O non indaga. Basta controllare quel livello della polizia che decide se le inchieste vanno aperte o meno. Lo stesso accade con la legge, con tutti questi svariati settori, e se siete in grado di controllarli al livello di chi ha realmente il potere decisionale, allora potete mettere a tacere tutte le cose più orribili che non diventeranno mai di dominio pubblico. Ciò che fanno i bambini è questo, e uno dei motivi per cui fanno subire loro gli orrori di questi riti satanici e abusi sessuali risale al mondo antico, le cui conoscenze sono state tramandate, ma in realtà loro hanno cominciato a lavorarci durante i campi di concentramento nazisti. Hanno capito che la mente è dotata di un meccanismo di difesa che rimuove la memoria di un trauma estremo. È come quando si ha un incidente stradale e non si riesce a ricordare le fasi occorse subito prima, durante e dopo l'impatto, il che è positivo, poiché non ci interessa continuare a riviverle. E questo mette una barriera mentale amnesica intorno al ricordo di quel trauma esterno. Loro hanno compreso che se si riesce ad assoggettare un bambino, particolarmente prima dei 4 o 5 anni di età, prima che comincino a formarsi i circuiti, a un trauma estremo, ad esempio si scopre qual è l'esperienza che lo terrorizza di più, e gli si fa guardare un altro bambino, oppure un animale mentre viene sacrificato. A quel punto comincia a formarsi una barriera amnesica mentale per rimuovere il ricordo di quell'orrore, come nel caso dell'incidente. Inoltre hanno scoperto che si può trasformare la mente in una specie di favo, fatto di barriere contenute l'una dentro l'altra, ciascuna delle quali crede di essere la mente completa. E nel settore del controllo mentale li hanno chiamate alters. Alters nel senso di realtà alterata, percezione alterata. Poi hanno elaborato dei metodi per innescare queste realtà alterate affinché tornassero in primo piano. Lo fanno creando ciò che chiamiamo front alter, una realtà alterata frontale, cioè la parte della mente con cui le persone interagiscono, pensando che si tratti di quella persona. Ho detto che viene dato un segnale di innesco, ed è così, ma si tratta di una percezione alterata, prefabbricata, di una personalità prefabbricata. Poi danno il segnale scatenante, può trattarsi di una parola, di un suono, di qualunque cosa sia stata programmata in precedenza. E poi quelli che loro chiamano i back alter passano in primo piano e cominciano a dettare il comportamento di quella persona. Il programma potrebbe consistere in un piano di assassinio, oppure un piano di abuso sessuale su di loro da parte di persone come George Bush padre e altri. E successivamente, dopo che l'abuso sessuale è stato compiuto su di loro, l'esperienza alterata ritorna nel subconscio, mentre il front alter torna in primo piano. Il front alter non l'ha sperimentata. Se diceste al front alter di avere appena subito un abuso sessuale da parte di George Bush padre, vi direbbe che siete pazzi. Col passare degli anni, si è verificato che un numero crescente di persone in tutto il mondo, le cui menti si sono progressivamente rafforzate, facendo sì che questi stati di realtà alterata frontale cominciassero a collassare, ha cominciato a vedere riaffiorare ricordi vividi e orrendi. Ho parlato personalmente con centinaia e centinaia di loro in tutto il mondo e il tema comune a tutti su che cosa avevano sperimentato e su chi gliel'aveva fatto è davvero convincente. Quindi ci stiamo concentrando su una situazione in cui hanno bisogno di controllare i bambini, non solo a un semplice livello di controllo mentale individuale, ma collettivamente. Infatti c'è un risveglio in atto e loro vogliono sopprimerlo e portare i bambini e i giovani a diventare adulti vedendo il mondo come vogliono farglielo vedere loro. Uno dei metodi principali che usano per fare questo è la manipolazione di ciò che i bambini vedono in termini di film e programmi televisivi. Quando noi ci aggiravamo all'interno di quella loggia massonica a Boston, questo era un altro degli oggetti appesi al muro che abbiamo fotografato. Il De Molay internazionale, Jacques De Molay, il martire gran maestro dei Templari nel 1307. Ed eccolo qui, Walt Disney.
E indovinate quante sono le figure che lo circondano? Ce ne sono 12 naturalmente. Infatti la società Disney è controllata da questa rete, come lo sono tutte le altre reti televisive principali, poiché ci propinano una programmazione che ci inocula una falsa realtà, che ci fa credere una falsa esperienza, per mantenerci totalmente all'oscuro di ciò che sta succedendo e di chi siamo realmente. Quest'uomo lo dovrebbe sicuramente sapere, è J. Edgar Hoover, capo dell'FBI, che ha affermato l'individuo viene menomato dall'impatto di una cospirazione talmente mostruosa da rendergli impossibile ammetterne l'esistenza. Quella è la sua maggior difesa. Ciò che il film ci dice da un lato e ciò che sta davvero accadendo nel piano segreto dall'altro sono talmente diversi che la mente di molte persone non riesce a fare il salto al di là della voragine. Però quando si salta, il mondo comincia ad avere un senso. E mi è capitato di incontrare molte cose rivoltanti mentre svolgevo queste ricerche nel corso di molti anni. Ma la cosa più importante di tutte che ne ho ricavato è la comprensione che non solo noi stiamo sperimentando una falsa realtà, ma stiamo anche sperimentando una falsa comprensione del potere che abbiamo. Ci viene detto e ripetuto che siamo privi di potere. Continuano a darci messaggi che siamo privi di potere. E questo è per farci credere di esserlo, affinché, e ve ne parlerò più tardi, viviamo vite senza potere. Noi siamo, in termini della nostra vita, ciò che pensiamo e crediamo di essere. Se crediamo di non avere potere, allora saremo inermi. Ma se si supera questo e ci si rende conto di chi siamo veramente, allora questo, per quanto sembri potente, è come una mosca paragonata a un elefante, quando ci riappropriamo del nostro potere. E ne parleremo più tardi. Grazie. Riprendiamo fra mezz'ora, per favore.